Buongiorno Abruzzo, buongiorno Molise, come state? Spero bene, anche perché noi abbiamo intenzioni serie quest'oggi di farvi stare ancora meglio, perché andremo a trattare tanti temi, soprattutto artistici, e ben sappiamo quanto l'arte sia un toccasana molto spesso per tanti. E allora partiremo parlando di uno storico abruzzese che è Giuseppe Misticoni. Lo so che questo nome, soprattutto ai pescaresi, riconduce a un liceo artistico, ma non è tutto lì, o meglio, perché questo nome al liceo artistico? Beh, perché stiamo parlando di un grandissimo artista che andremo a rispolverare nella nostra memoria, perché è tempo di dedicare lui una mostra, ma anche una strada. Lo fa a Spoltore, il comune di Spoltore, e a raccontarci quello che accadrà sarà Ivan D'Alberto, storico d'arte contemporanea. Questa è l'apertura, per poi andare velocemente, come ogni mercoledì, verso il cinema in compagnia di Davide Desiderio. Vediamo quali film ci suggerirà per il nostro prossimo weekend, e poi, sempre restando in campo cinematografico, incontreremo Salvatore Santoro, che è vicepresidente dell'associazione ACMA, che ci parlerà di un concorso chiamato DocuD, che è arrivato a un, credo, non è la 20ª edizione, anche se è partito nel 2000, perché insomma qualche edizione si è persa a causa pandemia, ma è storico come concorso e ci racconterà in questo nuovo anno che cosa proporrà il programma. E però poi dal cinema passeremo la musica, incontreremo Sandra Marini, che è una discografica, ci parlerà di come va anche la musica qui in Abruzzo attraverso la sua etichetta, la Step Music Round 35. Insomma, avremo modo davvero di conoscere un aspetto, un dietro le quinte della musica abruzzese. E poi, essendo mercoledì, lo sapete che questa sera c'è Fidati di me, andremo a bussare a casa di Federica Veluffo per sapere di cosa parleranno questa sera, quali storie narreranno. Ma a proposito di storie, andiamo a vedere quelle più attuali che ci conduce, così ci conducono verso la nostra Anna Di Giorgio. Buongiorno Anna. Buongiorno Paola. Buongiorno, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. E le storie che abbiamo da raccontare oggi sono storie un po' di cronaca, come al solito, perché i fatti che poi vengono riportati sui giornali, sul quotidiano Il Centro, in particolare quello che appunto ci informa un po' più da vicino proprio sui fatti di casa nostra, sono varie rapine, notiziole di cronaca, insomma. È rassicurante. No, non è proprio bene, però diciamo che è quello che abbiamo trovato con maggior rilievo, insomma, sui giornali. Ci sono, dicevamo, alcuni fatti da raccontare, a partire da quello che è successo ieri pomeriggio a Pescara, una rapina, una gioielleria in via Cesare Battisti, pieno centro. Hanno portato via 9 Rolex, alcune persone che hanno approfittato del fatto che si stavano pulendo le vetrine, evidentemente, di questa gioielleria. E quindi hanno costretto una delle commesse ad entrare, hanno arraffato questi 9 Rolex e sono fuggiti via. Ecco, leggiamo anche. Bel bottino. 90.000 euro. Sono fuggiti in monopattino, si legge appunto su un articolo pubblicato, dicevamo, sul quotidiano Al Centro. Ci sono ovviamente le indagini della polizia, allarmi scattate, ricerche, eccetera, eccetera. Altra questione invece, questa è un po' più curiosa, non parliamo di una rapina, ma di un tentato furto che si sarebbe consumato a San Giovanni Teatino, nello specifico a San Buceto, quindi nei pressi della galleria di Largo Voitila. Lì di fronte c'è un plesso scolastico, l'Istituto Comprensivo Galileo Galilei, e guardate qui, questo lo trovate sul nostro sito internet www.rete8.it. Tentano un furto a scuola e lasciano appunto un biglietto, e il biglietto è il seguente: siamo solo giovani, non fateci nulla, ci stavamo divertendo, non ci denunciate, siamo giovani. Anche lì evidentemente si sono spaventati perché sono scattati gli allarmi. Poi sono intervenuti anche i carabinieri, non hanno rubato nulla, però hanno avuto il tempo di scrivere questo biglietto. Ovviamente anche qui indagini in corso, si sta cercando di capire cosa è successo, chi ha fatto questa che non è una semplice marachella, ma insomma sicuramente qualcosa di più. Il sindaco Giorgio Di Clemente, che ha detto, insomma, che sta valutando anche, insieme ovviamente ai carabinieri, tutte le telecamere di videosorveglianza della scuola, della zona, eccetera eccetera. E questa è quindi un'altra cosa. Ma poi ci sono stati anche altri furti. Ma dai, questa volta, ma che è successo? Non lo so.
Però sono varie notizie, insomma, che questi oggi primi abbiamo soli trovato. Proprio c'è questo dalla testa. Trade Union questa mattina che ci porta a parlare di queste cose. All'aeroporto d'Abruzzo un aereo è stato depredato dai ladri in un piazzale, ladri che hanno portato via gli strumenti di navigazione ad un velivolo passeggeri in un'area definita sterile ad alta sorveglianza. Anche qui indagini in corso e insomma queste sono tutte notizie un po' così curiose. Che gioielli che preziosi, sì, a riparo, vabbè, perché niente, qui niente di preziosissimo insomma. Ormai. Però non si sa mai. Vabbè, dai. Poi ci sono però anche altre questioni un po' più leggere, sicuramente anche un po' più belle da raccontare. Come per esempio il fatto che ci si sta preparando alla festa in onore di San Domenico, la festa dei Serpari a Cocullo e quindi si leggeva esattamente proprio sui giornali che ci sono anche sono state messe a disposizione 8 treni speciali per consentire alle persone proprio di raggiungere questa splendida località in provincia dell'Aquila, Cocullo, dove appunto si festeggerà quest'anno in maniera anche un po' più libera, un po' più aperta, perché ci stiamo lasciando alle spalle anche tante restrizioni legate al Covid. Si festeggerà questo rito dei Serpari in onore di San Domenico, si è parlato di un nuovo anno, di una nuova rinascita anche in questo caso, però in quel caso, siccome si prevedono evidentemente anche degli assembramenti, rimarrà l'obbligo delle mascherine, anche se in questo caso i festeggiamenti saranno proprio all'aperto. A proposito di mascherine, ci prepariamo evidentemente anche ad abbandonarle dal giravoce, primo maggio. Dighe no. Speriamo. Però ovviamente noi facciamo sempre riferimento alle raccomandazioni dei medici e degli esperti, perché sì, dal primo maggio dovrebbe cadere anche questo obbligo, ma il governo dice che sta valutando anche a seconda un po' dell'andamento della pandemia, e i medici che poi hanno un po' il polso della situazione dicono sempre sì, mi raccomando, cautela. Prudenza, cautela. Però in qualche luogo resterà in qualche luogo resterà anche il Green Pass, andrà via via a cadere, insomma rimarrà sospeso. Bello, Anna, io capisco tutta la cautela, è giusto ribadirlo, sì. Però riguardare in faccia le persone. Sì, è vero. Non se ne può più. Pensa che ci sono bambini che sono nati da 3-4 anni, hanno visto soltanto le mascherine. Persone con mascherine. Cioè. È vero, sarà una nuova generazione. Quanta chissà gente cosa non riconosceremo. Infatti. Ci saluterà, ma scusa, tu mettiti la mascherina. Chi sei? Ah, sì, sei tu. È vero. Vabbè, vero. Si scherza, si ride, insomma, è un argomento serio, sì. Però la voglia di buttarselo alle spalle è talmente tanta che sì, facciamo infatti. Il tifo perché si possa abbandonare qualche restrizione. Esatto, via. Esatto. E queste sono un po' le notizie principali. E io poi ne aggiungo una bella. Ne avremo altre e vi racconto. Contro il resto. Certo, io ne aggiungo una bella, perché pare che anche a livello balneare le restrizioni non ci saranno, si pensa che sarà una stagione veramente propizia, buona, bella, auspicata dai balneatori, e allora a confermare quello che sto per dire c'è il nostro Luca Pompei. Buongiorno Luca! Buongiorno ragazze, buongiorno Abruzzo, buongiorno guardalo al mare! No, io... Giusto per dare il mio modesto contributo, sarebbe bello che molte persone continuassero a indossare le mascherine, così. Ecco, per... sì, disse l'uomo all'aperto senza mascherina, sì. Ecco, vai, esatto. Vai. Allora, oggi giornata di sole, noi siamo venuti a vedere com'è la situazione sulla spiaggia pescarese, ovviamente si è al lavoro e soprattutto in vista di una stagione che dovrebbe essere dopo diversi anni, almeno un paio d'anni, una stagione normale. Dal primo maggio, come aveva ricordato Anna, andranno via un po' di restrizioni e si potrà tornare al mare finalmente come una volta. E noi siamo venuti a trovare un personaggio storico della spiaggia pescarese che ora ci sta sfuggendo, però adesso rincorrilo. Prima o poi lo becco. Enrico, siamo qui, eccoci qua. Enrico, personaggio storico, insieme a Sergio qui allo stabilimento La Paranza. Allora, si riparte, siamo in diretta su Rete 8 Mattina, ovviamente si riparte senza restrizioni. Come sarà questa stagione, Enrico? Se è buona. Il mare è pulito, hanno chiuso il sbocco del fiume, l'acqua è pulita, già l'anno scorso era pulita, insomma stanno ancora più pulite, cominciamo a mettere le palme, l'imbrellone, l'imbrelle. Ecco, questo linguaggio pescarese a me fa impazzire.
Enrico è un personaggio unico. Gli ombrelloni finalmente potranno stare alla giusta distanza. No, no, mettiamo abbastanza larga, almeno 4x4 mettiamo gli ombrelloni. Quindi continuerete a mantenere le distanze. Sì, 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 sembra. Almeno la gente sta un po' comoda, stanno liberi. Ma il vero problema, mi dicevi, invece è la pulizia delle spiagge, perché Paola ci diceva, Enrico, c'è una brutta abitudine dei pescaresi d'inverno per non pulire le deiezioni dei propri cani in strada. No, li vengono a portare in spiaggia perché dice tanto qui, chi ci pensa? Ci pensa Enrico, giusto? Io quando vengo metto il bidone là. Però il bidone, sì, c'è qualcuno che ce lo mette buono, che ce l'è, però sono pochi, la maggior parte lo vedo tutto sulla sabbia, lo vado là con la scopa, la paletta. E ti tocca pulire. Perché proprio l'estate comincia a mischiare la sabbia, cioè, È un problema, ci vorrebbe anche maggiore attenzione. Io lascio il bidone appunto per, però io sono l'unico che lascio il bidone, non ce lo lascia nessuno, io ho notato tutta la riviera. Quindi vi tocca passare molto tempo a pulire la spiaggia, oltre che ripianarla. Oppure fare qualcosa per questi che non raccolgono. Ci vorrebbero sanzioni anche sulla spiaggia, non solo sui marciapiedi. Multe pesanti anche sulla spiaggia, sono d'accordo. Sì. Un'ultima cosa, perché Enrico è un personaggio favoloso. Enrico, da quanto tempo, detto la volpe, da quanto tempo lavori qui? Al mare. Ho preso il brevetto nel 77, la Galli, non so se ti ricordi. No, cioè, vagamente, avevo 10 anni. La Galli è parecchi anni, sono almeno come... E soprattutto una cosa che mi fa impazzire di Enrico, che non conosce l'inverno, perché l'estate sta qui al mare e l'inverno va a Tenerife, quindi lui scappa dall'inverno e dal freddo. Vabbè, vado là 4-5 mesi, vado a trovare mia figlia, sta lì. Dicembre, torno a fine di marzo. Luca, posso fare una domanda? Dimmi, non lo metto mai. Dimmi, Paola. No, perché noi non abbiamo avuto modo di commentare una notizia che a me personalmente ha emozionato molto, ovvero il mare d'inverno. Cioè, sembra che anche l'inverno adesso si possa cominciare a fruire delle nostre spiagge. La sua idea su questa notizia? Eh sì, mentre Enrico intanto ci fa vedere un reperto storico, sì. Questo moscone anni 60, che è veramente un moscone d'epoca, oserei dire che lui sta in qualche modo rimettendo a posto, metterà anche una panchina qui sopra, lo rimetterà a nuovo. Enrico, il fatto che, insomma, ne abbiamo parlato anche prima, il fatto che finalmente si potrà usufruire degli stabilimenti anche d'inverno, che ne pensi? Una buona idea? A me ci sta un po' più nel movimento, la gente esce un po' di più, aperitivo, capito, la sera, anche se qua è sempre aperto l'inverno, però ci sta un po' di più movimento, la gente... Si può vivere meglio il mare. E magari sarà anche un impulso per tener pulita la spiaggia. La spiaggia pulita, sì. No. Perfetto, insomma, questo è quanto. Qui questo moscone vi abbiamo fatto vedere, si parla di arte, questa in qualche modo è una forma d'arte, anche questa. Allora, io ringrazio Enrico, gli auguro buon lavoro, grazie per averci accolto nel suo regno qui allo stabilimento balneare La Paranza, e insomma incrociamo le dita, speriamo che sia una stagione veramente come si deve. A voi la linea. Buon lavoro Enrico e buon lavoro a te Luca, fuggi da quella spiaggia prima che noi qui si rosichi troppo, infatti, per cortesia. Potremmo andare là, potremmo trasferire là tutta non la me lo redazione dire, non me lo sole, dire, sto già là, sto già là, vabbè, però sono felice invece di stare in questo studio perché adesso abbiamo la possibilità di conoscere più da vicino, grazie alla presenza di uno storico d'arte contemporanea, ovvero Ivan D'Alberto, che invito a raggiungerci qui, dicevo, approfondire la figura di Giuseppe Misticoni, questo nome che... Insomma, quanto ne sappiamo? Poco, direi. Benvenuto, Ivan, buongiorno. Grazie per l'invito, buongiorno. Grazie a te per aver accettato. Io vi saluto. Anna. E ritorno dopo. Vorrei andare al mare, vorrei raggiungere Luca al mare, ma mi sa che ma resta con noi, che si sta bene anche qui. Vado in redazione, dai, preparo il TG e poi ritorno. Va a voi un buon proseguimento e ai nostri telespettatori. Ti aspettiamo dopo, Anna. Ci accomodiamo, Ivan, prego. Sì.
Allora, dicevo prima, anticipando l'argomento, che ci sarà una mostra di cui parlare, probabilmente una strada, anzi certamente una strada intitolata Giuseppe Misticoni, però questa figura che è parte della nostra cultura artistica abruzzese in realtà è poco conosciuta. Per molti, specie per i pescaresi, lo dicevo, fa venire in mente il prestigioso liceo artistico che porta anche il suo nome, però che ha fondato lui tra l'altro 75 anni fa, sì. Per cui dobbiamo andare ben indietro con la memoria. Però Giuseppe Misticoni è un pittore, scultore, nato a Spoltore nel 1907, scomparso nel 98. Questa, come dire, una breve piccola didascalia. Ci aiuti invece tu a inquadrare questa prestigiosa figura, Ivan? Sì, effettivamente in passato più volte ho avuto modo di imbattermi in studi e ricerche che avevano come tema la storia dell'arte moderna e contemporanea della regione Abruzzo e in più occasioni mi è capitato proprio il nome di Giuseppe Misticoni. Questo perché rappresenta una figura centrale nel panorama artistico regionale, ma non solo, perché oltre al lavoro che lui ha costruito per la fondazione del liceo artistico, il suo percorso, la sua carriera, in qualche modo è segnata da una serie di fasi, di tappe, potremmo definirle, che sono assolutamente posizionabili in parallelo a quanto accade a livello nazionale. Quindi parliamo di un autore che ha operato in Abruzzo, ma che appunto ha un respiro nazionale, certo, proprio per la sua ricerca, e ha fortemente condizionato il lavoro di colleghi e di altri artisti. Molti storici dell'arte che hanno lavorato sul territorio più volte hanno individuato una vera e propria scuola artistica pescarese, dove appunto Giuseppe Misticoni rappresenta un po' una figura centrale e dove effettivamente il suo lavoro ha fortemente condizionato poi la ricerca di altri autori. Non dimentichiamoci che lui inizia da giovanissimo, in questa mostra che verrà realizzata a Spoltore, poi magari ne parleremo più nel dettaglio, ci saranno alcuni disegni di quando lui era bambino e da lì è possibile davvero verificare come ci fosse già in tenerissima età una predisposizione alle arti. Lui successivamente si è poi formato presso la bottega di Italo De Santis, che è stato un pittore di origini vestine, che a sua volta era stato allievo di due personalità importanti per la storia del nostro Abruzzo, ovvero Francesco Paolo Michetti e Costantino Barbella. Quindi indirettamente il nostro Giuseppe Misticoni assorbe anche la lezione di questi due protagonisti della nostra storia. E infatti la prima fase della sua ricerca è fortemente inseribile in quello che è un linguaggio più figurativo. Indubbiamente sono molti i protagonisti che dagli anni 20 fino alla fine degli anni 40 mantengono un po' questo legame con la tradizione figurativa, un po' perché così come aveva teorizzato a suo tempo Bontempelli, che è stato appunto uno studioso, un critico, molti saranno gli autori che in questi anni decideranno di tornare alla figura quasi in risposta alle esperienze d'avanguardia del futurismo, che avevano fortemente diciamo rivoluzionato il modo di fare arte nel nostro paese. Sì. Ma allo stesso tempo c'è proprio una volontà di recuperare una tradizione umanistica 300-400 e Misticoni assolutamente si inserisce in questo canale, tant'è che io nel testo critico che accompagna la mostra parlo appunto di un legame con quel realismo magico che appartiene ad altri protagonisti della storia italiana, ma che trova in Giuseppe Misticoni dei riferimenti molto forti, queste vedute paesaggistiche, queste nature morte, queste figure immortalate in uno spazio quasi senza tempo, quasi appunto sospese, galleggianti, proprio perché c'è un desiderio di ritornare ad una tradizione, mi si passi il termine, più classica.
Poi accade qualcosa di incredibile, perché nel frattempo lui recupera questo progetto di voler dar vita ad una scuola ad indirizzo artistico. Sì. Lui sarà al fronte albanese, quindi vivrà proprio anche questa esperienza che lo segnerà fortemente e quindi chiama a raccolta tutti i suoi amici, artisti, colleghi che operavano nel sistema dell'arte non solo in Abruzzo ma anche fuori regione, chiedendo loro di partecipare a questo progetto e assegnando le cattedre di insegnamento. E nel 1953 ci sarà questo viaggio di istruzione alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Di tutti gli studenti del studenti liceo. E insegnanti. Sì. Per visitare una mostra dedicata a Pablo Picasso. Lì per lì le reazioni furono varie, nel senso molti giustamente non riconoscevano, Pablo Picasso si conosceva come autore a quella data, però non dimentichiamoci che i manuali di storia dell'arte non erano, diciamo, facilmente reperibili, la maggior parte dei testi erano in bianco e nero, quindi non c'erano fotografie a colori, quindi effettivamente questi allievi e questi docenti rimangono fortemente destabilizzati da questo incontro, tant'è che io parlo di una vera e propria virata estetica quasi irreversibile sul territorio abruzzese. Beh, allora, io ti ho ascoltato con molta attenzione, Ivan, perché veramente ha del fascino tutto questo, lo ha la storia di Giuseppe Misticoni, e mi viene da pensare che sia stato veramente, cioè la sua presenza mi riconduce questo anche al titolo che hai voluto dare alla mostra, che è Punto Zero, perché mi fa proprio pensare che da lui poi si sia mosso tutto il movimento artistico abruzzese, quantomeno, perché ovviamente è stato preconizzatore poi di tutta quella che l'arte a venire ha come tipo di rilettura anche dei classici che, no, che lui ha condotto e ha fatto, come ci raccontavi tu. E perché secondo te è stato così poco rispolverato, così poco considerato? Anzi, ti chiedo, lo è stato secondo te? Allora, indubbiamente questo è un problema che in una regione come la nostra si verifica, ahimè, piuttosto spesso. Da un lato perché c'è un atteggiamento al senso archivistico, alla documentazione, alla ricerca, che soltanto ecco negli ultimi 20 anni in qualche modo è stato riattivato. Non esistono archivi, non esistono fondi librari che in qualche modo raccolgono in maniera organica la memoria dei vari autori. Poi è una regione, la nostra, che è vissuta spesso ai margini di un sistema dell'arte, nonostante appunto i suoi protagonisti poi erano assolutamente collocabili nei vari fenomeni storico-artistici che animavano il nostro territorio. È un po' la fortuna e sfortuna di chi vive in questo mondo, dove basta tante volte essere al posto giusto nel momento giusto per riuscire, diciamo, ad avere quel riconoscimento anche immediato, ad avere quella grande visibilità. Oggi è un po' diverso, oggi il mondo social ci aiuta molto per un giovane artista magari farsi conoscere più facile. Un tempo, tutto sommato, queste possibilità non c'erano. Il nostro compito oggi è proprio quello di rilanciare e di ricollocare in maniera dignitosa questi artisti nella storia della nostra regione. Tu, quando l'hai incrociato, Misticoni, cosa ti ha rapito di lui? Allora, a dir la verità, io mi sono sempre incuriosito e interessato alla storia del nostro territorio, e quindi già durante gli studi universitari avevo avuto modo di intercettarlo come autore. Indubbiamente forse l'incontro più bello è stato quando, facendo un lavoro di regesto sui quotidiani degli anni 60, ho scoperto questo scambio di battute sulle colonne del Tempo, che all'epoca dava un grande spazio al dibattito culturale, all'arte, un confronto piuttosto acceso tra Antonio Bandera, che fu un critico d'arte di Area Romana. Antonio Bandera, no,
no, no, no, no, no, no. Assolutamente, è proprio Bandera. Giuseppe Misticoni. E da lì, nel leggere appunto questo scambio, ho capito che era una personalità dal grande carisma, che non le mandava a dire, con un linguaggio anche piuttosto ricercato, ma allo stesso tempo tagliente, e quindi è una persona che mi ha affascinato soprattutto per questo carisma che appunto emergeva proprio dai suoi testi. Una figura impegnata e impegnativa, che tra l'altro lo accennavi prima, lo hai solo accennato, mi piacerebbe soffermarmi anche un attimo su questo, ha un vissuto personale anche importante, perché lui è stato fatto prigioniero durante la guerra, prigioniero in Grecia, ed è un partigiano, è stato un partigiano. Adesso veniamo dalla festa della liberazione del 25 aprile, ecco, che tratti storici puoi evidenziare di questa figura del Misticoni partigiano? Allora, è un rivoluzionario, fondamentalmente parliamo di una persona che ha sempre avuto un approccio alla vita in maniera rivoluzionaria, e questo l'ha dimostrato sia in alcune scelte e sia nel desiderio anche di lasciare un segno forte, indelebile sulla sua terra. L'idea che lui, quando rientra dall'esperienza del fronte, di recuperare questo progetto che aveva nel cassetto, di fondare una scuola di indirizzo artistico in una città dove non c'era ancora un'Accademia di Belle Arti. Non dimentichiamoci che i licei artistici nascevano sostanzialmente sempre lì dove c'erano le accademie e le facoltà di architettura, perché erano un po' dei percorsi propedeutici a quel tipo di formazione. Quindi lui costruisce una scuola che intanto ha degli standard altissimi, e non è un caso che chiama a raccolte i più grandi protagonisti della storia dell'arte del suo tempo ad insegnare in questa scuola, e soprattutto crea delle dinamiche, dei fenomeni che ci fanno percepire come il liceo artistico non era una scuola come tante, ma formava giovani allievi, anche meno giovani, perché c'erano quelli che magari avevano fatto altri tipi di percorsi e poi sceglievano di iscriversi alla carriera e al mestiere dell'artista. Quindi questo è un grande atto, senza tener conto che i primi anni di questa attività scolastica avviene nell'ambiente privato, a casa sua, cioè lui riceveva a casa gli allievi, quindi era davvero una persona lungimirante, che aveva questo grande desiderio, e quindi questo aspetto rivoluzionario che sicuramente lo ha caratterizzato come uomo, poi si è rivelato anche su altri aspetti legati al mondo dell'arte, ma sappiamo poi i suoi interessi sono valicati oltre i linguaggi artistici, soprattutto nella fase finale della sua vita. Certo, certo. E dicevo prima che è venuto a mancare nel 98, quindi sono passati 23 anni. Tra l'altro il 2 maggio è deceduto. Il 2 maggio? Sì. E non è un caso che questa mostra nasce proprio il primo maggio. Ci sarà. Mi chiedevo perché 24 anni per dedicargli una strada, anche se sarebbe più giusto dire che bello, dedichiamo una strada, ma perché ci hanno messo 24 anni? Beh, allora, vista la figura imponente, no, che stiamo facendo emergere. Allora, sicuramente sono, non me ne voglia la classe politica, e i ritardi della politica. Devo dire che attualmente ho trovato con il Comune di Spoltore un dialogo assolutamente positivo. L'assessore alla cultura Roberta Rullo e il sindaco Luciano Di Lorito sono stati assolutamente disponibili, e dopo un piccolissimo maggio di un anno fa, un altro protagonista, Elio Di Blasio, subito si è mossa la macchina per avviare questa procedura amministrativa, che è anche piuttosto lunga, perché la mostra, che avrà un carattere diffuso, perché non abbiamo la... Cosa vuol dire? La città di Spoltore attualmente non dispone di uno spazio espositivo che può ospitare una mostra antologica, diciamo strutturata nella sua veste più canonica, e quindi abbiamo deciso, attraverso il Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art, che è l'ente che organizza questo appuntamento, di individuare delle location nel centro storico e quindi creare vari spazi. Quindi sparpagliare
strada per tutto Ascoltore, questa mostra sarà in modo anche da creare un movimento da parte dei visitatori che appunto li vedrà impegnati nello spostarsi da una location all'altra. Conosceranno meglio anche Spoltore, che è meravigliosa, per cui vale la pena. Partirà la mostra il 1° maggio, anche la strada sarà inaugurata il 1° maggio? Allora, inizia la procedura amministrativa, verrà posizionata una targa commemorativa all'artista, che tra l'altro sarà collocata proprio nei pressi della dimora dove lui è nato, il centro storico, e che è attigua questa dimora proprio alla strada che verrà intitolata al maestro. Mi spiegavano che a livello di procedura amministrativa ci sono dei tempi che vanno rispettati, che sono anche dettati un po' dalla prefettura, che deve poi comunicare ai residenti che vivono in quel tratto di strada di dover cambiare... penso che saranno contenti, sì, io non so da quale strada arrivano, ma certamente sarà un passaggio a guadagnarci. Tra una strada che ha anche, diciamo, una bellezza paesaggistica, perché costeggia il lato nord-nord-est del centro storico e quindi si affaccia sulle colline che guardano verso il Teramano e lungo la costa. Senti, ma la mostra durerà quanto tempo? Fino a quando si Allora, durerà 15 giorni, è stata possibile grazie al sostegno, oltre che del Comune, della Fondazione Pescara Abruzzo, e di altri sponsor privati che hanno in qualche modo aiutato alla realizzazione di questo progetto, e ci piace evidenziare il fatto che il servizio di front office e anche di visite guidate sarà affidato proprio agli allievi del MIBE attraverso un'attività di PCTO, questo per cercare anche di saldare quel senso di appartenenza degli allievi che in qualche modo... Il MIBE, lo diciamo, è proprio il liceo del quale parlavamo, fondato da lui. Assolutamente. E questa è anche un'occasione proprio per capire meglio da dove si vive la propria esperienza scolastica, perché poi questi ragazzi sono stati formati, quindi hanno avuto modo di conoscere in maniera più profonda il lavoro e l'operato di questo artista, e quindi è un po' anche ricucire quegli strappi che il tempo in qualche modo ha determinato. Punto zero è il titolo di questa mostra, ci saranno tutte le tappe di Misticoni? Allora, abbiamo cercato di riproporle un po' tutte, come dicevo prima c'è questa fase pittorica legata al periodo figurativo che anche meno nota, siamo riusciti attraverso dei collezionisti privati nel recuperare delle opere che non erano state mai esposte, abbiamo una chicca assoluta che sono dei disegnini realizzati da Misticoni quando aveva 5 anni, quindi sono davvero preziosissimi, e poi appunto, come dicevo prima, dal 53 ci sarà questa svolta che va da un informale geometrico per passare a quello più materico, infine gestaltico, che racconta il periodo d'oro, quello anche più noto se vogliamo di questo autore, per giungere appunto alla fase finale attraverso del materiale audio e video che siamo riusciti a recuperare, sono vecchie interviste fatte all'artista, che entra anche nel mezzo di un'altra sua passione. Lui era affascinato dalla psicologia, dalla metapsichica, e quindi anche questo aspetto non va inteso svincolato da quello che è una ricerca artistica, perché poi sappiamo come le arti sono interdisciplinari. Certo. Lui effettivamente apre un nuovo segmento alla discussione artistica, concependo l'opera come luogo di indagine dell'animo umano. Bello, e quindi anche bello. Come... Bellissimo input di riflessione questo, certamente. Io lo immagino come un viaggio dentro e fuori se stessi, andando alla ricerca dei tratti di Giuseppe Misticoni. Sarà senz'altro una mostra quantomeno affascinante, per cui andate a vederla il 1° maggio, dal 1° maggio al 15 maggio a Spoltore, ovunque, a Spoltore. Sì, saranno date delle brochure dove poter... Sì, ci saranno anche dei totem posizionati, quindi certo. Le persone non saranno, abbandonate. Non vagheranno alla ricerca del tesoro. No, cercheremo di fare un lavoro di comunicazione molto meticoloso per aiutare chiunque nel visitare al meglio la mostra. Bene.
bene, allora in bocca al lupo davvero, Ivan, perché credo che sia un momento importante per riscoprire l'arte, la nostra arte e tutto ciò che comporta, in questo caso nel nome di Giuseppe Misticoni. Grazie davvero Ivan D'Alberto. Grazie a voi. Adesso andiamo in pubblicità, poi si apre il nostro sipario sul cinema e Davide Desiderio improvvisamente dalla televisione, dov'era? La settimana scorsa, televisione di casa sua praticamente, perché aveva il Covid, si dice, adesso pare stia bene ed è qui. Non so se è una buona notizia, giudicate voi, a tra poco. E si torna a parlare di cinema come ogni mercoledì, ma oggi per presentare lui, e non voglio fare il suo nome, prima di aver detto... Tanti auguri a te. Me lo inquadri lì, no? Tanti auguri. Cos'è? Sei vecchietto adesso? No. Chiudete la porta, arriva corrente. Arriva corrente? Corrente alternata? Tanti auguri! Grazie, grazie. Benvenuto grazie. Negli Anta! Ma no, è bellissimo. Guarda, c'è una consapevolezza diversa. Ho messo una maglia giovane, come i giovani. Guarda. No, vabbè, non si affronta. Galvano, l'amico Galvano, come si dice in gergo, non si affronta. Il nostro Davide Desiderio, bentornato. Grazie, grazie, grazie. Il Covid sconfitto, così, sì, te la sei sì. cavato? Ah. E dopo la sconfitta del Covid... Sono arrivati gli Anta. Gli Anta, lo ma dico, meno male. Gli Anta, insomma, finiti gli Enta, gli Enti, arrivano i 40. Cos'è, volevi sottolineare che non sono i 50, ma sono i 40. Ma tanto, no, perché ci si poteva anche sbagliare. Esatto, eh. Dato che sembro vecchissimo, fuori, ma smettila, ma smettila. Proprio oggi compì sì, gli anni. 27 aprile. Sei venuto a festeggiare qui con noi, ma che meraviglia. E non ho portato niente. Capito? Sono proprio un maleducato. Capito? Insomma. Neanche uno spumantino, una cosa che mo' sai come ci stava. Lino in regia, il Lino mi mette i pixel in faccia, mi copre la faccia in regia e mi lascia. Beh, sarebbe anche poco, dai, rispetto all'affronto vero che tu hai fatto, ma so che ti farai perdonare perché hai studiato molto oggi, me lo dicono gli appunti che hai in tasca. Sì, 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 no, è talmente ti prego. Impegnato che ho preso No, gli ti appunti. Prego, mi fai vedere quale pagina del calendario hai strappato? No, guardate gli appunti di Davide. Questo fanno gli anziani, lo dico, perché mi ricordo, sì, tanti sì. pensionati lo fanno. Sì, cioè, è molto da i vecchi nonni calendari li utilizzano per gli appunti, oppure visto che fa poesia, che sì, poesia. Sì, la poesia a priori. Che poesia. E beh, comunque, caro Davide, oggi le aspettative sono altissime perché, insomma, è entrato negli Anta, hai una consapevolezza diversa anche del cinema, immagino. Ma vedi sì, tutto diverso da oggi, di la verità. Sì, è tutto un po' più diverso. Magnanimo anche? Anna Magnanimo, molto Anna Magnanimo. Anna Magnanimo, oggi, guarda, facciamo scintille. Oggi in splendida forma. Zelig, proprio scansati. Sì, allora, più che consapevolezza, perché, piccola parentesi, io quando dico che sono vecchissimo dentro, lo dico a ragion veduta perché facevo la fine delle elementari, stavo per iniziare le medie e già vedevo dei film di Fellini. Tu dici, ma eri pesante? No, non capivo niente, ma mi piaceva quella fantasmagoria, quelle cose che dici, non le capisco, ma mi piacciono. Ma mi affascina. Sì, no? Sì, beh, sì. La tua strada era segnata, caro Davide, non potevi che occuparti... di cinema, che è un mondo meraviglioso, anche se in sofferenza, ma di sì. questo parleremo sì, tra sì, sì. poco. Prima giusto un... sì, no, tocca farlo, volentieri, ma oddio, volentieri, dispiace. Di cosa parliamo? Allora, parliamo tra poco? Adesso parliamo di cinema non reale. Mi segui, nel senso... Non mi segui, non no, mi segui. No, è che ho capito solo non che... Mi segui. È una tragedia, ecco. Dai, perché sì, volevo evitare. Incoraggiamolo questo cinema, diamo dei buoni consigli. Allora, do un consiglio ancora cinefilo per qualche giorno e poi televisivo. Non che vi debba incentivare ad andare sulle piattaforme, perché io non sono nessuno, ma soprattutto lo fate da soli. Ma il film che vi sto per parlare è un film che abbiamo nominato varie volte in questo spazio, ma per vari motivi, anche perché comunque sia mi piace incentivare anche dei film sconosciuti, andarli a cercare, certo, ci piace con l'antennino, molto questo. Dei titoli che vengono da lontano oriente, anche dagli Stati Uniti che non ti aspetti. Oggi parliamo di un film italiano, Corro da te. Sì, forse molti lo avete già visto, è da 5 settimane in programmazione, sì, sì. a poco meno di 3 milioni di euro, che è comunque una cifra, una signora cifra di incasso, dato il periodo. E Corro da te mi premeva invitare a vederlo per ancora pochi giorni al cinema, se siete in Abruzzo, se siete in Molise, è ancora in varie sale, ma soprattutto perché fra un paio di settimane uscirà su Sky. Nel senso che comunque è bello nominare un film che vale la pena di vedere per vari aspetti che sto per dire, ma che fondamentalmente se ve lo siete perso e non ce la fate ad andare al cinema per vari motivi, fra qualche settimana lo potete vedere sui canali di Sky. Gianni, protagonista di Corro da te, sì. Un favino in splendida forma ormai... Quando mai?
Brava, dimmi una volta vero. Che no, non no, è bravo punto. Favino che vi passa dalla dal dramma, dalla tragedia, alla commedia, in questo caso è molto brillante. Perché? Perché è un cinico. Gianni è un quasi cinquantenne in questo film, è molto cinico. Immaginati Paola un incrocio tra il Gasman e il Tognazzi, tra la vita bello. E la scena. Ah, che bello! Quindi un cinicone che l'unico obiettivo che ha, è un uomo di successo, d'affari, è andare a letto con le donne. È un tombeur de femme. Non ha altro scopo nella vita e lo capiamo subito dai primi minuti. Vediamo un'alternanza di scene che sono strepitose. Questa persona diciamo, ha un lutto, perde la madre e si trova un giorno ad andare a casa della madre a sistemare le cose con le chiavi e tutto. Si siede sulla sedia dove era seduta la madre per gli ultimi anni di vita, entra la vicina e lo scambia per... Che è una sedia a rotelle. Una sedia a rotelle, sì, scusate, un piccolo dettaglio. Era seduta, non è che stava sul trono. E quindi entra la vicina, che è questa ragazza che si occupa di disabili. Lo vede e dice, ah, su, dobbiamo fare qualcosa. Il suo unico obiettivo di Gianni è di andare a letto con questa ragazza. Sì. Non ci andrà, ma... Questa ragazza farà di tutto per fargli conoscere. Stai spoilerando tutto, no, già detto questo non succede ci andrà. In 20 minuti. Guarda, se vedete il trailer... Questo succede in un'ora e mezza, non è che... Guarda, c'è gente che mi dice che sono stato capace di parlare più tempo di un film di quanto duri il film. Ecco. Bene, rassicurante. E vabbè, insomma, in ogni caso, no, continua, non volevo... No, spoiler pure. Nel trailer si vedrà molto meglio delle mie parole. E questo film vale la pena di vederlo, perché appunto succederà che lui poi incontra una vera paraplegica in seguito a un incidente, che è Chiara, la sorella di questa ragazza, e da lì nascerà il classico gioco degli equivoci della migliore commedia garbata, e cioè fingo di essere paraplegico per andare a letto con lei, oppure le dico la verità. E ci sarà questa alternanza. Questo rimpallo. E devo dire la verità, è un remake, ma è uno di quei casi in cui la versione italiana potrebbe, uso il condizionale, migliorare la versione originale francese. Il film francese si chiama Tutti in piedi, lo trovate su varie piattaforme. È una classica sceneggiatura francese. Esattamente. Comunque. Ricordiamoci anche Giù al Nord, che poi è diventato Benvenuti al Sud. Anche in quel caso, Giù al Nord è un bel film francese, ma fondamentalmente... Io poi sai che adoro i film francesi, ogni tanto metticene qualcuno dentro, che io gradisco. Sì, ho messo quelli sul mondo del lavoro e oggi ne volevo proporre uno, ma non c'era tempo, lo propongo con Gérard Depardieu. Settimana prossima ne propongo uno. Ci vediamo il trailer? Dai, corro da te. Non sei stanco di doverti inventare sempre tutte queste storie? Massimo! Massimo! Eccolo Massimo! Massimo! A me quando mi chiamano col nome di un altro... Francesco! Ti giuro mi fa impazzire. Francesco, Francesco! Sono me! Bella persona che sei. Le chiavi di casa di mamma, se vuoi andare a prendere le tue cose. Permesso? Buongiorno, sono la nuova vicina. Io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei. A persone come me? Sì. Vedi Alessia vicina di casa, un pezzo di... Ma dai, non mi giudicare, su, dai, C'è da fare domenica? Ti va di venire a pranzo da miei genitori in campagna? Lei è mia sorella, Chiara. Avevi puntato la ragazzina e invece ti tocca la paralitica. Quello che sto facendo non si fa, dottore. Quella donna non è stupida. Ciao. Ciao. È strano, sembra che tu sia in piedi. Io? No. Perché dici così? Tu adesso vede mia sorella e le dici la verità. Ci ho provato, ti giuro, non è facile. Ci siamo incastrati. Scusa. Per una donna come lei l'ottimismo è che l'amore duri più a lungo possibile. Per me che arrivi. È molto più coraggiosa di me, lei è molto più forte. Ma dirle la verità, no? Sono io che mi sento una merda, capito? No, tu sei una merda. È bello sentirsi amati, almeno crederci. Io a questo non ero pronto, non dormo più. Mi fa sentire intera e che mi guarda come si guarda una donna. Non l'avevo ancora visto con questa attenzione, bello, lo voglio vedere. Sì, ve lo dico, la commedia francese, insomma, la trovate facilmente. Questo, se avete occasione, andate al cinema perché è un film molto bello, non è solo romantico. Riccardo Milani è l'erede della commedia all'italiana. La commedia all'italiana della grande tradizione, tant'è vero che Milani è stato assistente di Monicelli, ci ha dato delle perle come La guerra degli Antò, che chiunque abruzzese deve vedere come la Bibbia.
E quindi Milani continua un suo percorso totalmente personale, diciamo in parallelo a Paolo Virzì, perché esiste anche Carlo Virzì, è un percorso parallelo a Paolo Virzì nel veramente ricostruire parte della commedia italiana con i grandi attori. E infatti abbiamo visto, c'è Michele Placido che fa una piccola parte, c'è Pia degli Esposti, il suo ultimo ruolo prima di lasciarci, è un bellissimo piccolo ruolo. E attenzione soprattutto ai due protagonisti, ma anche alle persone, diciamo, di contorno, come Vanessa Scalera, che molto abbiamo apprezzato nell'Arca Minuta, era la mamma delle come bambine. No? Certo. Certo. Non dico troppo, però fondamentalmente ecco, l'attenzione di Milani nei ruoli secondari, nei ruoli di secondo piano è straordinaria, quindi lo consiglio. Bene, questo è un buon motivo per andare al cinema subito, perché sì. Poi appunto uscirà su Sky, vederlo a casa, non lo so. Avete ancora 7 giorni? È sempre un'altra storia vederlo a casa, ben venga, per carità, vedere film è sempre qualcosa che nutre, però ecco, il cinema è tutta un'altra atmosfera, lo ribadiamo continuamente. Altro consiglio altro del consiglio. Weekend? Mi collego, oggi ho fatto un anello, mi collego a sempre Sky, perché effettivamente ne parlo poco, spesso do priorità a Amazon Prime, a Netflix, a Disney, e su Sky c'è una produzione originale che, sempre perché è viva il cinema, è diciamo prima di tutto il resto, sceglie di trasformare un progetto di miniserie o di telefilm in un film, nel senso che noi possiamo vedere questo di cui sto per parlarvi al cinema fra qualche giorno, ma fra, credo, un mesetto, sarà riprodotto come diciamo, a puntate. Quindi diciamo stiamo per vedere una sorta di summa di questa miniserie, che però sarà poi rivista a puntate. Cioè praticamente su Sky sarà una miniserie e pezzi presi da questa miniserie formano un film che verrà al cinema. Credo dal 2 al 4 maggio, 2, 3, 4 maggio sarà al cinema. E però, è come se si fosse fatto... esperimento interessante. Sì, il regista è Domenico Procacci, che è colui che fondò la Fandango e a cui lo diciamo per chi non lo sapesse, la fama di Sorrentino, Le conseguenze dell'amore, Il divo, cioè tutti i film che insomma lui ha aiutato a crescere. Quindi Domenico Procacci da produttore si trasforma in regista. Dico io che l'ho visto, diciamo, in anteprima con esiti straordinari, perché si parla di tennis, è un tema molto trattato dal cinema, poco dal cinema italiano. Il film si chiama, io lo chiamo film perché noi di quello stiamo parlando, si chiama Una squadra. È un documentario su una squadra formidabile, straordinaria e quasi irripetibile nel tennis italiano tra il 76 e l'80. Che cosa succede? Quattro grandi tennisti vengono assemblati in una squadra, come sembrano quasi gli Avenger, e capitanati da un tennista che si è ritirato da poco, che è Nicola Pietrangeli, che ritorna in attività per guidare questa squadra. Questa squadra è formata, lo vedremo nel trailer, da persone che messe insieme sono riuscite a vincere la Coppa Davis nel 76. L'unica volta, lo dico per chi magari non segue il tennis, in cui noi italiani abbiamo vinto la Coppa Davis. Siamo andati in finali 4 volte in quegli anni, vincendone addirittura una, tra l'altro nel Cile, di Pinochet. E si capirà che questo documentario parte con una cosa sportiva, poi diventa una cosa politica, e poi ci si rende conto che le due cose non si possono scindere. In quel periodo lo sport era politica. Soprattutto vedremo Panatta in questo film che parlerà molto del suo rapporto con la provocazione con la politica. E facciamo parlare le immagini. Sì, sono curiosa, vediamo il trailer. L'Italia si è qualificata per la finale di Coppa Davis interzone. Ai 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 ai, c'è Panatta che cerca di picchiare qualcuno, molto disdicevole. I suoi atteggiamenti lo fanno apparire antipatico con il suo tennis. Bertolucci, se in parole povere, lei così giovane è già così pigro. Da giocatore individuale siamo sempre arrivati all'appuntamento e siamo stati una squadra unita, forte. Che si dica che c'erano le fazioni, il romano, il ciuffo, l'altro friulano piemontese, che anche un po' forte marmino, rompibale. Mi ha mandato a quel paese. E lui poi sarà via con me. Essere una squadra vuol dire questo per me. Molto fastidioso. Insopportabile. Un bel bastardo. Io t'ammazzo. Parole sui giornali, ma la verità è che noi eravamo una squadra. Questo show di Panatta. Noi lo chiamavamo Baracuda. Era come muro cinese, non sbagliava mai. Si qualifica per la finalissima di Coppa Davis. Accesa polemica sull'incontro di Coppa Davis a Santiago fra Italia e Cile.
ci sono armi migliori delle racchette per abbattere le dittature. Intratteniamo regolari rapporti con il Cile. Perché è proprio Panatta, non lo vogliamo esportare. Ci fu uno sdoganamento del tennis negli anni 70. Vince la Davis e giocare altre tre finali. Il macellaio, il postino, l'ambasciatore, giocavano tutti Panatta a tennis. E Bertolucci hanno liquidato. Campioni della racchetta, autentici grandi campioni. Maggio al cinema e poi la serie. E beh, quanta storia in questo documentario, sì. Quanta storia vera. Mi sembra anche un po' per appassionati, devo dire. No, in realtà no, perché spiegano anche cose che un non esperto di tennis riesce a capire, quindi anche alcune posizioni, alcune regole. È molto bello perché è veramente per tutti. Mi viene in mente una miniserie, stavolta non film, che è Sampa, uscita, sì, su Netflix. A me è piaciuto molto, ha diviso un po'. Ha diviso, però mi è piaciuto molto. Da, diciamo, mi permetto di dire da esperto, da cinefilo, che Sampa è stato veramente un esempio di narrazione. Io l'ho fatto vedere in alcune lezioni, alcune scene, perché si può raccontare una storia vera senza falsarla con una narrazione. È importantissimo perché il cinema è anche questo. Il cinema è autorialità, è sperimentazione, è emozione, però è anche narrazione. Una squadra ha una narrazione come una partita di tennis. C'è un montaggio, tra l'altro uno degli sceneggiatori, tra i sceneggiatori c'è anche Sandro Veronesi, c'è un montaggio che sembra una partita di tennis, è fatto veramente bene. È difficile creare una narrazione senza falsarla un po', perché necessariamente hai bisogno che i documenti che riporti seguano il filo che hai in testa nella narrazione, quindi insomma c'è anche una lettura spesso interpretabile, no? Sai, in questi documentari. Un grande regista disse che il cinema è bugia 24 fotogrammi al secondo. Molto bello, sì, però quello è il suo bugie fascino. 24 fotogrammi al secondo. Quindi... è quello il suo grande fascino. Sì, 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 come sì, sta andando il cinema? Noi facciamo questo, puntiamo i riflettori sui botteghini, sì, ogni settimana. Vogliamo vedere prima, sì, com'è andata la settimana? Vediamo la settimana. Lino, se ci mostri gli incassi. Eccoli qua. Allora, eccolo qua. Abbiamo al primo posto Resiste con oltre a sfondato i 6 milioni di euro. Porca. Animali fantastici, Il segreto di Siente. Il terzo capitolo, diciamo, di quello che si potrebbe chiamare un prequel, comunque delle storie uscite fuori da Harry Potter, dalla saga di Harry Potter. Chi ha letto i libri sa di cosa parlo. Animali fantastici, Segreti di Silente. Vediamo questo Silente interpretato da Jude Law. Devo dire, è un film godibile, davvero, forse anche meglio del secondo, che comunque esiste in primo posto. Al secondo posto arriva Sonic 2, che è il seguito di un film, insomma, discutibile, tratto da un famoso videogioco della Sega. Continua ad essere appannaggio dei giovani, sì, questa... Sì, 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 sì. E ringraziamo infatti le nuove generazioni che salvano vanno la al sala. Cinema, i giovani vanno al cinema. E quindi nel fine settimana ha incassato 787.000 euro e arriviamo a 3.400.000. Terzo posto arriva Il sesso degli angeli. Siamo a poco meno di 1 milione di euro, 888.000 di incasso totale. La nuova produzione di Piegaccioni per la 01 Distribution. E andrei avanti perché non ho commenti da fare su questa produzione. Okay. The Northman, un film molto particolare, anche questo ha diviso, è praticamente una storia ambientata, diciamo, ai tempi, è un po', diciamo, tra il fantasy, tra lo storico, tra la ricostruzione romanzata. Diciamo, siamo ai tempi Northman, l'uomo del nord, immaginate, insomma, paesi scandinavi, sì, abbastanza, diciamo, fantasiosi, sì, e sta andando bene, devo dire. The Lost City, commedia d'avventura con Sandra Bullock e una piccola parte per Brad Pitt, godibile, siamo alla quinta posizione. Fino alla sorpresa, finalmente un film degno di nota, ne parlavamo settimana scorsa quando ero nella mia sala. Tra l'altro ne hanno parlato benissimo, leggo delle critiche entusiaste di questo film. Sottotitolo Official Competition è il titolo internazionale, che io preferisco perché fino alla sorpresa fa quasi pensare, al finale invece competizione ufficiale fa pensare proprio ai festival, e vale la pena appunto di a volte chiamare i film con il loro nome. E fino alla sorpresa sta andando molto bene, anche grazie al passaparola. Settimo posto, o per il tempo perduto. Oh, vedi? Lì, animazione. Lì ci sono, praticamente 16 euro sono le mie. Ci ho portato mia che figlia, bello. Quindi...
Infatti vedo 600 euro, 632 e 16 euro. E 16 euro. È un bel film, animazione. Sì, dai, carino. Sì, sì, insomma, quello è... Cioè, non riesco ad andare a vedere i film miei che vorrei vedere. Ma lo sai che mi Vado hanno vedere detto? Hopper. Ti giuro, mi hanno detto, sempre una signora vicina di casa dei miei genitori, mi fa, non parli mai di film per famiglie, sai com'è, vorrei sapere cosa andare a vedere. Con... Andate a vedere Hopper. Andate a vedere Hopper. No, ma è carino, devo dire, è grazioso. Certo, è un film d'animazione, un film per bambini. Ah, mancherebbe. Però insomma, un bel cartone animato. E volevo dire, a proposito, prima di continuare, che Me contro te, il film di cui abbiamo scherzato... Ha vinto il Davide Donatello del pubblico, quindi riceverà il giorno della cerimonia condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, riceverà il premio ed è diventerà un bel cortocircuito, perché noi critici l'abbiamo sempre detestati, abbiamo sempre pensato che sono il male assoluto. Hanno salvato il cinema, mi dispiace dirlo, io continuo a detestarli. Diciamo che sai cosa che non amo della loro politica, anche se poi è discutibile quello che dico assolutamente, che sono costosissimi. E credo che nel mondo dei bambini diventi un ricatto quella roba lì. Sì. Cioè sono veramente costosi. Anche i loro vecchi film, ma è tutti a pagamento, stravagante. Cioè non c'è una via d'uscita, capito? Poi paghi 10 euro per vederli sulle piattaforme 48 ore. Non puoi andare... Cioè... Ma poi due un'ora. Perché sanno che la soglia d'attenzione dei bambini è bassa. Quindi... Ma c'è un mercato che io rivedrei un attimino riguardo, ma questo è un altro discorso. No, hai ragione. Guarda, non entriamo in questo porto ginepraio. Porto acqua al mulino di questo ginepraio. Fondamentalmente lo dico e magari salverò questa immagine. Comunque sono circoscritti, perché fra qualche tempo, non dico che ce ne dimenticheremo, però... Guarda, dicono tutti così, è dal 2017 che ci sono sti due simpaticissimi ragazzi. Sì. Andiamo avanti, ultime due posizioni. Sì, ultime due posizioni. Abbiamo quindi Hopper, abbiamo Troppo Cattivi, un'altra animazione non Disney, cioè, della tutto Universal. Tutto per bambini e ragazzi. Sì. E poi gli ultimi due posti, diciamo, abbiamo Morbius, come ho detto l'altra volta, un film Marvel pessimo, uno dei peggiori film Marvel di sempre, e comunque Marvel. I suoi 3 milioni li sta raggiungendo, e Gli Idoli delle Donne, gradevolissima. Veramente, se devo consigliare Gli Idoli delle Donne subito, andate stasera stessa. Praticamente a parte finale, intanto Corrodate è uscito. Corrodate è uscito da una settimana, è uscito dalla classifica. Giusto perché l'hai consigliato adesso. Te se stanno in top 10 non ti piace. Però ci sono due film, diciamo, comici, Pieraccioni, Lil e Greg... Sì. Poi finale a sorpresa. Che comunque fa ridere, finale a sorpresa ha delle scene esilaranti. Esatto, e tutto il resto mondo giovane. Allora, questo ci serve per avere una fotografia attuale del cinema, che è appannaggio appunto dei giovanissimi, che adoro per aver riscoperto probabilmente il cinema, ma gli adulti lo stanno dimenticando e ce lo dicono anche... Questi articoli che il nostro bollino Allora, sono usciti a distanza di pochi giorni, questo articolo, questo è credo The Post International, che dicevano non si sono ripresi dalla pandemia. Ogni volta, da tanti anni, dagli anni 70, diciamo il cinema in crisi. E no, ogni volta non è vero. Il problema è questo, non è mai stato in crisi davvero, parliamo di numeri, non di opinioni, come questo periodo. 2,87 milioni di euro incassati, parliamo dall'inizio dell'anno fino a Pasqua, stiamo parlando del 62,8% in meno, 62,8% in Tantissimo. Meno rispetto al 2019. Signori, non si è mai arrivati così in basso. Qui non è il problema soltanto il piccolo cinema di paese o quella sala del sé del centro, il problema sono anche le multisale. Se crollano anche le multisale... Fa male al cuore. Però è vero, io gli ultimi due film che ho visto la sala era vuota. Vuota. Io sono andato a vedere The Batman, che ho scherzato criticandolo, perché comunque insomma eravamo in quattro, io e altri tre. Cioè... Poi adesso la mascherina toccherà tenerla ancora nei cinema. Sì, ma pure questa che cosa. Questa cosa qui bastava fare le distanze, sono vuoti i cinema, facciamo solo, due ma... persone ogni fila. Non ci Vabbè. Sono stati no, tanti Non so contagiati. Se questi sono deterrenti o cosa vada a incidere, forse queste piattaforme, no, perché... No, bravissima! È qui che vi volevo. Oggi colleghiamo tutto. Altra notizia, guardate Netflix, lì. Netflix, utenti in calo per la prima volta in 10 anni, il titolo sprofonda in borsa a meno 40%. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di utenti in meno, persone che disdicono l'abbonamento. Perché hanno aumentato forse? Perché stanno, no, è peggio, perché stanno togliendo, si vocifera, la possibilità di condividere l'abbonamento. Netflix era famoso. Ma non l'hanno ancora fatto? Ma si parla di ci tra si estate porta e avanti? Settembre. Hanno già disdetto per quello. Voci... Secondo me sai perché adesso c'è stato il rincaro, no? Da 11,90 a 12,90, che poi è un euro, però sai quell'euro un pochino infastidisce, considerando la grande concorrenza che c'è. Esattamente. Allora, piattaforme sono tantissime.
non sei più capo di fila. Mi permetto di dire, ma questa è la mia opinione discutibile, che non sta facendo grandi produzioni interessanti dal punto di vista linguistico, narrativo. Cioè Netflix, un amico mi fece una volta, che fa il critico, mi fece un esempio. È come quando vai all'All You Can Eat e alla fine non sai cosa mangiare, prendi sushi, prendi quello, prendi ravioli, alla fine c'è ancora fame. Ecco, questo è Netflix, una grande sconfinata prateria di prodotti, ma che alla fine passi più tempo col telecomando a scegliere che a decidere davvero un tuo percorso. Anche l'algoritmo è falsato, perché è legato soprattutto alle ultime produzioni, che spesso sono discutibili, se non peggio, sono terribili. Andrebbe riorganizzato. Andrebbe riorganizzato. Amazon Prime, che ha lo stesso problema, in realtà perché non perde? Perché Amazon è... Prime è un segmento di una multinazionale. Eh sì, ma è anche inserito in un pacchetto più ampio. Disney. Cioè Prime, compri il pacchetto e dentro c'è tutto, non soltanto i film, la possibilità di ricevere pacchi senza pagare. Bellissimo. La musica, i libri. C'è tanta roba. Però Disney è una parte di un universo, perché Disney incassa pure da Marvel, da National Geographic. Sì, ma poi sai, Disney fa forza su film dove la concorrenza è minima, perché i film Disney sono veramente... Ma in sala fanno ancora spavento. Ma scherzi, di Incanto, vogliamo parlare di Incanto? Che cosa è stato? Ha vinto anche premi. È anche un bel film, tra l'altro, cioè è fatto molto bene. Ha vinto premi, ha vinto sì, che una cosa si chiami... Una roba un Oscar? Cos'era? Sì, è una cosa dove ci si schiaffeggia tra attori e comici. Però veramente, cioè, a parte discutibile premio Oscar, io dico che veramente Netflix ha il problema che è solo quello. Netflix è solo la piattaforma. E non ti dico che fallirà, però vedo una previsione da adesso a 10 anni che sarà ricomprata, per esempio, da Microsoft. No, secondo me verrà riposizionata. Io sono atterrita un po' da questa notizia che tu ci hai portato. I cinema vuoti fanno male a tutti e fanno male a tutto. Per cui recuperiamo questa... Ma i film ci sono i bei film da vedere. Abbiamo visto Ennio, abbiamo visto tantissimi consigli che tu ci hai dato qui, che veniva veramente voglia di correre nelle sale. E quindi cerchiamo di farlo. Io lo dico anche un pochino, come dire, sgonfia, perché veramente mi dispiace. Speriamo. Credo che è inevitabile che ci sia una riorganizzazione. Leggi tra le righe che molte sale chiuderanno. Quello che può succedere, per esempio, so che Ortona sta riaprendo un cinema in centro, un ex teatro sta diventando cinema, a Bologna sta riaprendo un cinema. Secondo me la prossimità, quello vincerà. Cioè l'idea che anche un quartiere della periferia della borgata romana leghi il cinema più a un momento conviviale che a un film in sé per sé. Quindi ecco perché, per esempio, gli eventi continuano a funzionare al cinema. Tipo solo 3 giorni, a me questa cosa mi dà molto fastidio, perché devo andare solo 3 giorni al cinema? Però sta funzionando. Diventerà qualcos'altro. Cosa che si tende a rimandarlo? Sì, spesso sì. Il cinema, vado prossimo, vabbè. Non ci facciamo queste domande, insomma facciamoci una riflessione sopra, ciascuno nel suo. E mi dispiace che proprio nel giorno del tuo compleanno tu abbia dovuto dare queste dolorose notizie, Davide. Dai, vedrai che fuori c'è il sole ad attenderti. Fammi salutare le persone che stamattina sono arrivato proprio al limite di questo spazio televisivo, perché i miei genitori sono venuti a bussare con dei pacchi e gli ho detto... Cari mamma e cari papà, fermi che devo andare a Rete 8, ci sono ancora i pacchi. Stanno aspettando là, stanno casa. Sulla moto, io fuori ho una moto, stanno appoggiati sulla moto. Spero che, insomma, non scusateci, siamo... genitori di Davide, perdonateci se sì. L'abbiamo portato via in questo giorno. Grazie, di festa. Anche Michela che sta venendo da casa, pure lei ha detto, ma allora possiamo festeggiare? Fermi, devo andare da Paola De Simone. Vai a festeggiare, vai, ti mando subito a festeggiare, anche perché ho bisogno, in questo momento devo riprendermi, ho bisogno di parlare di musica. Lasciamelo fare, perché sta per entrare qui una grande discografica, nonché amica, Sandra Marini, e so che mi riprenderò. Grazie Davide. A tra poco, state lì. Guardami negli occhi, dimmi cosa vedi. Poi guardati in giro, dimmi cosa credi. Sto su una barca, ma senza remi. Voglio solo, voglio che rimani sì fino a domani. Che quando mi baci mi trema le mani. Noi stessi sul letto, la testa sul petto. Fingi di dormire mentre guardi il tetto. Non so se ricordi quelle foto, gli occhi sono rossi come il fuoco senza te.
Lo sai che duro poco e penso a te ogni volta che suono. Qui con me, qui con te, non dire mai. Spegniamoci e mettiamoci offline. Non dire mai, qui non mai, qui con me, qui con me. Non dire mai, ma fallo così. La nostra storia è come un film, così. Stiamo sul letto, mi guardi Titanic, e qua è tutto buio se stiamo lontani. Giuro che mi perdo solo se ci penso, voglio che rimani ma vada col vento. Sei romantica, ricca, so blanca. Parliamo per ore dentro quella stanza. Ti senti al sicuro dentro le mie braccia. Il mio cuore si schiaccia, sì, con le tue labbra. E se vuoi la luna, ti vendo la luna. Tu su una runa, il mio portafortuna. Come un film e ci vediamo in TV. Su una Chevrolet insieme a Malibu. Non dire mai. E mettiamoci offline. Non dire mai, qui non mai, qui con me, qui con me. E lui è Ezio Liberatore con Non dire mai. Questo è un singolo che gode della produzione del timbro della Step Music, questa casa discografica, l'ho detta un po' l'antica casa discografica, ormai si chiama Label. E a presentarla c'è lei, Sandra Marini, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto Paola, carissimo saluto, è sempre bello rivederci. Ma lo dici a me, a parte che oggi sei elegantissima, hai visto? Ci hai onorato proprio. Assolutamente sì. Ah, del meglio. Del assolutamente del sì, voglio dire, la musica si è rivestita. Ma insomma, non facciamo finta, come dire, di non conoscerci, di essere formali, sì. Perché ci conosciamo da illo tempore e soprattutto lasciamelo dire davanti a queste telecamere, che se la qui presente Paola De Simone conduce prendetevela con lei, che ormai 20 anni fa, ma tu dovresti condurre io, ma quando mai, ma che dici, sono una giornalista con la penna in mano, no, tu dovresti condurre, è lei. Sono prendetevela io. Con lei, basta, io vado via, ve la lascio, giocateci a freccette. Le sue responsabilità, ma no, si vedeva il tuo essere così brillante, spigliata. Ma io non l'avevo ancora visto, sinceramente, quando tu me lo dicesti. Ma io portavo già gli occhiali, sicché ero avvantaggiata da questo punto di vista. Ma non siamo qui per parlare di me, siamo qui per parlare di te, della vostra realtà discografica, e se dico vostra, perché tu sei in rappresentanza di... Di Step Music, di Round 35, che è una realtà musicale che, come tu ben sai, esiste da tanto tempo su questo territorio ed è una realtà che vive grazie anche alla presenza, soprattutto alla presenza di Stefano Severini. Che salutiamo, e qui dietro le telecamere lui è eminenza grigia in questo esatto. Contesto. Cardinale Mazzarino. Però insomma è l'uomo, come dire, che manovra dei bottoni, diciamo. Esatto. E tu sei invece quella che coordina, che mette in ordine le cose, sì. Che cioè, hai anche un bel piglio da talent scout, sei tante cose, Sandra, non me le fa riassumere, no, perché credo che voi due insieme siate veramente un'alchimia e una magia che poi troviamo nelle produzioni in cui credete. Sì, vogliamo citare anche diciamo i vostri successi del passato? Il percorso. Le tappe più importanti del vostro percorso. Da quanti anni? Allora, nella discografia? Nella discografia da tanti anni, diciamo dal 93, la data di nascita ufficiale, 1993, poi ci sono state tante vicissitudini, cambiamenti, si spera sempre, no? delle evoluzioni. Siamo passati dall'essere semplice etichetta ad essere comunque una casa editrice musicale, sempre però fermi sul pezzo, nel senso che sempre alla ricerca di qualcosa di bello da ascoltare, di talento allo stato puro, sempre alla ricerca di ragazzi attraverso
casting attraverso manifestazioni musicali, attraverso l'ascolto all'epoca di musicassette, poi CD e poi file audio. Che immagini quindi romantiche. Abbiamo che vissuto proprio tutto il periodo, no? Dal vinile, che adesso sta tornando, un po' come sempre tutto, e passando attraverso tutti questi supporti, fino adesso l'ologramma, no, io sceglierei. Quindi quanti Sanremo avete fatto? Abbiamo fatto 2 Sanremo, il primo nel 2005 con la differenza, è stata una prima bellissima esperienza, i ragazzi sono stati davvero... Salutiamo Fabio Falcone e Company, assolutamente sì, magari ci stanno seguendo, anzi fantastico. Io spero di rivederli presto. Ma assolutamente sì, anzi con loro poi siamo usciti nel 2017 con un bellissimo album CD, Il Tempo Non Desiste, dove... erano rivisitate anche qui le idee folli di Severini, unito a Falcone, eccetera. Prese rivisitati tutti i famosi B-side di alcuni brani di artisti di grandi big importanti, Bennato, Britti, Ruggeri, Finardi, rivisitati, rivestiti in un contesto musicale nuovo, ed è venuto fuori questo bellissimo progetto. E non è detto che poi non possa avere un seguito. Quindi certo, dal 2005 certo. La differenza, poi altre situazioni con Sanremo Giovani, un secondo Sanremo nel 2018, anche stiamo qui intanto vedendo il sito Round 35, vogliamo esatto. Creare anche questo link tra Step Music e Round 35? Sì, perché Step Music è una label che si appoggia come situazione di edizioni musicali a Round 35, ma Round 35 a sua volta è una label, nel senso che noi siamo certo. Veramente un tutto uno. La serie chiamateci come vi pare. Siamo diciamo un brand che ha molti sottoprodotti, insomma sotto certo. Il marchio Coca-Cola possiamo trovare una serie di cose. Molti abruzzesi e non ricorderanno Voci Domani. Voi siete stati esatto. Tra i primi a scavare sì. Nei talenti abruzzesi e non, ripeto, sì. E cercare appunto, sono passati da lì tantissimi nomi, vuoi ricordarne qualcuno tu? Sì, ma intendi come ragazzi o come ospiti? Sì. Come no, come ragazzi che sono usciti da lì, perché mi sembra di ricordare parte, anche la Molinari è passata anche sì, da lì, Simona Molinari, ci sono stati sì, diversi ci sono nomi. Stati sì, tantissimi ragazzi, perché poi insomma tu sei stata anche al mio fianco durante l'edizione fra l'altro con Fabio Falcone. Sì. E sono passati tantissimi ragazzi, Valerio Di Rocco che poi è stato da Amici, Simona Molinari, insomma sono state veramente degli anni bellissimi in cui i ragazzi avevano, ancora adesso, ma forse non essendoci tutti questi talent televisivi, il modo di porsi di fronte alla musica forse era diverso. Era più genuino. Assolutamente sì, c'era molta ricerca, molto studio, molta preparazione dietro. Adesso c'è molta telegenia. Sì. Si tende a guardare quella. Anche una cosa forse, c'era anche meno conflitto, nel senso che non c'era docente, allievo, questo scontro che quasi c'è, magari si ripropone anche nelle aule delle scuole, però c'era più in realtà come se ci fosse più rispetto forse anche per sì, ma passami il vecchio saggio e il discepolo che ascolta, cioè nel senso ascoltare. Vabbè, oggi c'è più arroganza, dai, c'è un po' più di presunzione, ma questo comporta la visibilità che spesso hanno, certo, no? E quella anche la confondono con talento, i follower, anche, no? Ma anche la mole di informazioni, per cui leggi una cosa e pensi di essere... C'è scritto che per fare una buonissima sacher devo unire questi ingredienti, poi magari il risultato non è proprio la sacher viennese, però... Allora, siccome adesso andremo a parlare anche di due artisti sui quali state puntando tantissimo... Per introdurci a questo tema, di cui uno l'abbiamo visto esatto. In questo video che andiamo presto a commentare, dimmi soltanto, Sandra, un po' come ritieni, ora al di là delle caratteristiche di questi artisti, io ti chiedo musicalmente, visto che voi siete dei grandi osservatori, tu e Stefano non avete mai perso di vista, anche perché siete in continua ricerca, sì. Per cui lo diciamo, se siete dei giovani talentuosi, volete sì. Scommettere su di voi, cercate Step Music, cercate Round 35, contattate sì. Sandra e Stefano, perché loro hanno orecchie per voi e poi insomma toccherà certo. Giocarsi bene le carte. Sotto il profilo musicale,
come pensi che si stia evolvendo la musica, Sandra? Come la vedi? Io la vedo come comunque un ritorno in qualche modo alla canzone cantata. Io ascolto anche molto i giovani, quello che sentono, al di là di quello che scrivono. Però poi vedo che ascoltano la canzone e la cantano, davvero la canzone, quella con la parte melodica, con... Quindi ci stiamo un po' buttando la trappa alle spalle, secondo te? Forse sì, ma come tutte, beh, certo, come tutte le mode. Cibi. Quindi in realtà anche dall'estero, se la musica che ascoltano i ragazzi è una musica che comunque è fatta di parole cantate, e quindi è un po' un ritorno al di là della veste che poi noi mettiamo, quindi al di là della musicalità, al di là degli arrangiamenti, al di là di tutto, certo. Però alla ricerca un po' di questa canzone, anche perché poi anche lì ci sono delle situazioni anche espressive che hanno spesso spinto i ragazzi verso un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di ascolto, quindi questa manifestazione di disagio che provano, che magari in una canzone dove c'è un linguaggio che gli permette anche di esternare delle emozioni ha avuto anche una certa presa, però secondo me vedo che ascoltano anche molta musica, questa è una cosa che a volte mi stupisce, ragazzi giovanissimi che magari ascoltano musica degli anni 90, 80 o anche l'inizio del 2000, in realtà siamo già... Oddio, mi stai facendo sentire vecchissima. 2022. C'è musica di una volta anni 90, mamma mia, vabbè, sì. Ok. Senti, Ezio Liberatore che scommessa è? Ezio Liberatore è un ragazzo giovanissimo, ha compiuto da poco 18 anni, è un ragazzo che ama moltissimo la musica, ama cantare, scrive le sue cose, è una persona molto determinata, quindi vediamo, insomma non ha smesso chiaramente di studiare, anche che questo dice oh, non è detto che si debba fare una cosa senza abbandonare l'altra. Stiamo andando avanti, questo primo progetto ci ha dato già delle soddisfazioni, tantissime visualizzazioni su YouTube, molte radio lo hanno suonato e apprezzato, e devo dire che insomma è un progetto, un percorso che stiamo portando avanti, quindi penso a breve anche un secondo singolo, quindi poi i tempi di produzione non sono precisissimi come sempre, e a fianco a lui stiamo lavorando su altre due cantautrici, una l'avete già vista, è uscita con il secondo singolo, Serrati, sì. Anche qui è un percorso... Che tra l'altro ospiteremo presto, esatto. In studio, per cui avremo modo di entrare nel dettaglio e ascoltarla. Lei è un personaggio... Una persona molto, molto carina, molto carina. Altro progetto in cantiere è quello di un'altra cantautrice, anche qui molto brava, una ragazza di Pescara, anche lei. E noi, come dicevi tu, siamo sempre un po' alla ricerca, cioè nel senso che siamo sempre disposti... Chi sperate di trovare? Cioè chi state cercando, Sandra? Nel vostro immaginario, la vostra scommessa migliore, quale potrebbe essere? Bella musica, bella voce, bella canzone, bella interpretazione, non lo so, non mi pongo... Bella zio! non mi pongo limiti, c'è cioè, qualcosa che ascolto... che mi faccia emozionare e che mi piacerebbe mettere in loop in macchina. Io sono una di quelle che se c'è una canzone che mi piace, sono capace di riascoltarla mille volte di seguito, magari c'è qualche problema, può essere, però sono di quelle che insomma anch'io, mi piacerebbe... Anch'io, sai, fino alla nausea proprio, conoscevo ogni virgola, poi quando non ne posso più... Trovare, cantarla, sì. Stonarla, cioè nel senso questo è... Sono ossessioni La musica è questo, bello amare... Come l'amore, dai, alla fine è un'ossessione, cos'altro, se no... Sì, e quindi noi siamo sempre alla ricerca, facciamo dei casting, abbiamo messo su per questo, anche una factory musicale, The Plant, dove noi vogliamo proprio cercare il talento, tirarlo dentro, farlo provare in studio, cioè è una factory che non è una,
non è una scuola, non è un'accademia, sono ragazzi presi, affiancati dal tutor di canto, ragazzi che devono anche imparare a parlare bene la lingua italiana. A proposito di questo, Sandra è una grandissima insegnante di dizione, e quindi... alla quale io devo la mia dizione, sappiatelo. E quindi messi in studio però, messi davanti a un microfono, sei lì e adesso ascoltati in cuffia, registra, fai, vivi, cioè, vivi la vita vera, mettiti sulla moto e, che bella emozione. E guidala. E tra l'altro, cioè, i nostri telespettatori, qualcuno sa già di cosa stiamo parlando, perché voi realizzate anche delle pillole in collaborazione con Rete 8 davvero meravigliose. E c'è da aggiungere una cosa importante, perché voi vi muovete alla ricerca di questi giovani artisti, ma vi muovete anche nel realizzare una macchina che li sostenga in maniera importante. Per questo avete stretto un accordo di distribuzione come etichetta con Ingrooves. Esatto, noi abbiamo siglato fine anno, fine 2021, inizio 2022, un accordo come etichetta con la Ingrooves, che è la distributrice digitale che fa parte del marchio Universal Music, quindi di questo siamo veramente molto felici. È uno stimolo in più, è un incentivo in più per uscire, per darsi da fare, per far sì che questi ragazzi davvero siano messi sotto la nostra ala e poi guidati in modo da poter spiccare il volo. Poi vero è che ci sono tanti ragazzi, ci sono tante proposte, ci sono tante difficoltà. L'importante però è crederci sempre, questo è l'atteggiamento positivo, secondo me l'elemento che non deve mai mancare, il fatto di credere sempre in quello che si fa. Dai un consiglio, a parte questo che naturalmente è un consiglio a... alle persone che sono dietro gli artisti, ma dai un consiglio agli artisti che vogliono, secondo te, cioè quello che è ovviamente per la tua esperienza, che vogliono riuscire in questo difficilissimo mondo dove veramente, come diceva Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, perché ci provano veramente tutti. Io lo dico perché ho anche, come dire, il polso curando uno spazio dedicato proprio agli emergenti in radio. Ne sono tantissimi, noi ne ascoltiamo 100, quasi 100 al mese, no? Questo dà veramente l'idea di quanti ce ne sono e ce la fanno in pochissimi. Certo. Allora, un consiglio da esperta e da chi è addentro al settore da discografica da dare agli artisti. Allora, io credo che non si debba mai perdere la gioia di fare qualcosa. È come quelli che dicono, trova un lavoro che ti piace e non avrai mai lavorato un giorno nella tua vita. Quindi avere sempre questa sorta di spinta, di fuoco che ti guida e ti fa dare sempre il meglio di te. E soprattutto c'è una cosa, secondo me, il ritenere di non essere mai arrivati al punto in cui dici non ho più bisogno di nulla, so già tutto. Non è vero, non si saprà mai tutto. C'è sempre bisogno di imparare, c'è sempre qualcosa di più da sapere, c'è sempre la possibilità di essere migliori il giorno successivo rispetto a quello che lo ha preceduto. Guarda, io ricordo una bellissima intervista con Enrico Rava, che insomma, grandissimo musicista jazz, straordinario, che ha superato anche un'età importante, diciamo così, non voglio entrare nel merito, e chiedendogli adesso dove va, mi rispose a studiare. Io direi che su questo, Sandra, bisogna essere veramente molto convinti che non si è arrivati mai in nessun campo, in nessun settore, soprattutto in questo. È una anche perché è una continua ricerca, è un continuo sperimentare, un continuo misurarsi, verificare quali sono i tuoi limiti per poi riuscire a superarli. Quindi è dal punto di vista della scrittura, dal punto di vista della scrittura sia musicale che dal punto di vista dei testi, la comunicazione con gli altri, perché in realtà poi la musica è un modo anche di comunicare quello che tu sei, le tue emozioni, quindi immagino chi scriva, un autore, un compositore che poi cede un brano ad un interprete, chiaramente vorrebbe che l'interprete entrasse profondamente dentro quelle che sono le emozioni che lo hanno spinto a scrivere quel testo o a descrivere
quella melodia, quella parte musicale. Quindi insomma è davvero un misurarsi continuo, uno studio continuo e soprattutto ecco, migliorarsi ogni giorno. Non perdete mai questa voglia di migliorarvi e allora magari potrete giocarvi le vostre migliori carte. Questo in tutti i campi, in tutti Sandra, i settori. Ci dobbiamo lasciare volatissimo. È stato bellissimo stare qui con te. Non puoi capire, parlerei adesso di musica ancora 26 ore, anche se devo dire che sono molto curiosa di andare a conoscere il prossimo ospite, perché stiamo per parlare con Amato Bontempo, che è un ceramista straordinario, quindi andiamo a conoscere un'altra storia, un'altra carriera. Fantastica, come è la tua, la vostra e come lo sarà per secoli dei secoli. Un'altra forma d'arte, ti lascio con un'altra forma d'arte. Torneremo a parlare presto, io lo so, se non con Sandra e Stefano, con tutto il loro mondo, perché conosceremo più da vicino altri vostri artisti e vi seguiremo con affetto come abbiamo sempre fatto. Fatelo anche voi, Step Music Around 35, seguiteli e approcciateli se il vostro mondo è quello musicale. Assolutamente sì. Attendiamo tanti talenti. Grazie Sandra. Grazie a te. Un bacione anche a Stefano, stai lì perché adesso andiamo dalla nostra Jennifer che ci dà la lista della spesa e poi, come detto, andiamo ad aprire un'altra pagina d'arte. State lì. Le erbe spontanee in questo periodo sono davvero tantissime, ma voi conoscevate i matroni? Io no, e grazie alla nostra cuoca Serena Di Battista del ristorante Sapori di Campania, oggi li ho scoperti proprio qui ad Ofena e stiamo preparando una zuppa proprio utilizzando quest'erba spontanea molto particolare in abbinamento a delle lenticchie che sono tipiche di questo territorio. Una ricetta che la nostra Serena ha definito svuota frigo, ma come sempre gustosissima e anche economica. A tra poco per scoprire tutti i dettagli. Gusto. Eccellenza. Bellezza. Storie di famiglia. Emozioni. Tutto il sapore dell'Abruzzo. Lezioni da chef, cucina e territorio. Tutti i martedì alle 20.30 su Rete 8. Eccoci pronti a conoscere più da vicino, oggi dicevo dall'inizio della puntata che sarebbe stato un viaggio nell'arte, dal cinema alla musica, e andiamo alla ceramica. E allora c'è un ceramista il cui nome è Amato Bontempo, a cui do il buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Grazie dell'ospitalità. Ma grazie a te, ti posso dare del tuo? Come Amato? No, grazie a te per essere venuto qui a raccontarci la tua storia. Oggi non abbiamo qui le ceramiche, ma le vedremo attraverso pagine digitali che ci mostrerà il nostro Lino Lallone e insomma... Qualcosa vediamo, ma noi vogliamo soprattutto ascoltare e conoscere la tua storia, Amato, che è una storia che appartiene a 4 generazioni di artigiani. Si immagini un po' lei. No, dammi del tuo anche tu, se no che facciamo? Allora, ti immagini anche tu, che un 86enne parla del bisnonno, si immagini un po' lei. Quanta storia. Senti, quindi, ci racconti intanto il tuo avvicinamento all'artigianato. Tu sei cresciuto in mezzo. Sì, praticamente. Tutti ceramisti? Come? Tutti ceramisti? Allora, l'azienda è stata iniziata dal mio bisnonno. Praticamente nel 1862 a Rapino. Siete tutti di Rapino? Sì, io nativo di Rapino, però adesso francavillese di adozione. Praticamente dal mio bisnonno nel 1862, praticamente con l'Unità d'Italia, insomma. Eh sì, l'anno dopo proprio. Più o meno. E praticamente ho iniziato mio nonno ancora
mio padre con due zii, quindi, e poi alla fine praticamente mio padre mi ha forzato, anche con la mia buona volontà anche, di andare a Faenza. Non avevi voglia all'inizio? No, sono andato a Faenza a frequentare l'Istituto d'Arte della Ceramica, che è il massimo forse. Allora, in quei tempi, nel 1950, era l'unico istituto in Italia della ceramica, capito? Ecco qui, guarda, stiamo vedendo anche il sito. Questo è Bontempo Ceramica. Bontempo Ceramica. Sì, quindi da Faenza, dopo aver frequentato i 5 anni della scuola di Faenza, ho fatto un'esperienza a livello industriale nella provincia di Varese, una fabbrica di porcellana. Dopodiché, mio padre, essendo io figlio unico, sai, come sono i genitori, ritorna le cose, alla fine abbiamo deciso di abbandonare praticamente la carriera industriale e rivolgermi proprio all'artigianato e proseguire quello che era la storia della famiglia, insomma. Quindi, e sei stato contento? L'hai trovata la tua felicità nell'artigianato? Inizialmente, sinceramente, un po' da passare da una storia praticamente, da un'entità industriale a quella artigianale, oddio, un po' di cose, però devo dire che nel giro di poco tempo mi sono adattato. Quindi volere o non potere mi sono dovuto adattare per forza. Quindi. Poi la passione è arrivata nel tempo? Come no, quella c'era, evidentemente c'era anche prima. Era lì, era silente, sì, dormiva. Sì, era silente, diceva. Dici che stai a fare in mezzo all'industria, ai forni, alle polvere. Ma ti è andata bene. Sì, tutto sommato è stata un'ottima scelta, insomma. Quindi poi abbiamo avuto l'opportunità non più di stare a Rapino, ma di trasferirmi a Francavilla, dove abbiamo aperto un laboratorio nel 1962, A Francavilla, su inviti anche delle autorità che ci tenevano, perché già da mio nonno andavamo praticamente nel periodo estivo, aprivamo un negozio, un punto vendita in centro a Francavilla. Mio nonno veniva quei 2 o 3 mesi e prendevano commesse, ordine per poter lavorare anche durante l'inverno. Quindi, certo. quindi la storia ci ha riportato praticamente a venire a fare un laboratorio a Francavilla. A Francavilla, quindi adesso siete lì. Senti, ma qual è la caratteristica, se tu dovessi prelevarne una tra le tante, la caratteristica che vi rende più orgogliosi delle vostre ceramiche, amato? Allora, diciamo che la cosa tipica per cui ci conoscono oramai, abbiamo avuto pure anche delle recensioni abbastanza importanti a livello nazionale, il nostro decoro è il fioraccio. Fioraccio. Si dice decoro fioraccio, non da intendere in senso dispregiativo. No. Perché è una composizione di fiori, praticamente riportiamo sul piatto un mazzo di fiori composto da rosa, anemone, via di seguito. Perché fioraccio nel senso che è un decoro che va fatto di getto, capito? E questo è come un problema di matematica, lo sai risolvere o non lo risolvi. Per cui quando ti metti in mano con i pennelli, lì bisogna andare di getto appunto, e viene chiamato, è stato sempre denominato, praticamente, il fioraccio. Il fioraccio. Quindi, senti, amato, io so che la vostra famiglia, Bontempo, di grandi produttori di ceramica, ha conosciuto un momento d'oro nell'Ottocento. Adesso questo che periodo è per voi e per il mondo dell'artigianato e della ceramica, allora, secondo te, amato? Diciamo che abbiamo avuto un periodo d'oro appunto subito dopo la guerra negli anni 60, praticamente, e anche anteguerra naturalmente. Adesso è un periodo veramente duro. Sì. Duro specialmente l'artigianato artistico, secondo me è stato anche un po' trascurato dalle autorità, capito? Praticamente con aiuti. Cioè certi aiuti non sono si stati. Dà, cioè le istituzioni non danno un valore a queste. Allora, forme secondo d'arte. Me, anche se lo danno, ma lo danno in modo sbagliato. Cioè si preoccupano più dal punto di vista finanziario, aiuti finanziari e tutto. Beh, non hanno capito che il problema serio è quello di invogliare i ragazzi, creare questi pochi laboratori che ci siamo, farne delle scuole, dei laboratori. Quindi scuole. Manca la manodopera, mancano. La manodopera, cioè praticamente non mancherebbe la manodopera, però capisci che una piccola azienda che deve assumere
un ragazzo ha le condizioni come vanno assunte praticamente. Certo. Per fare le cose in regola. Cominciamo a dire che nel settore artistico, diciamo, specialmente della Ceran, comincia a avere i primi frutti almeno dopo un anno. Certo. Quindi, ecco perché dovrebbero istituire delle botteghe a scuola. Certo. Cioè, dei ragazzi puntare che, sulla formazione in modo tale che questi sulla ragazzi formazione. Siano da subito produttivi. Mentre le formazioni adesso le fanno però a livello, come si vuol dire, di queste scuole, un po' che fanno scuole professionali di tutti i generi. Un conto è andare in una scuola professionale, secondo me è un conto andare in una bottega ceramica dopo proprio cominciano a mangiare l'argilla, diciamo. Sì. Ma in famiglia continuate? Cioè hai i nipoti, i figli che continuano a fare? Nipoti non ne ho, ho due figli, uno ha fatto anche ceramica, però ha fatto strada. Speriamo nelle nuore, che devo dire. Ma è un mondo fantastico, cioè io non la perderei questa occasione. Le nuore sono propense? Ma piace uno loro. Pare di sì, insomma. Dai, che deve andare avanti, anche perché voglio dire, una tradizione centenaria, sono 150 anni di questa realtà artigiana, buon tempo, poi abbiamo visto, anzi Lino ci rimostri per favore le pagine del sito, perché ecco qui, guarda, io sono assolutamente rapita della ceramica, la trovo bellissima. Poi ho letto anche che voi mantenete comunque fede a quelle che sono anche le tradizioni. Leggevo e leggo perché non sono in grado di ricordarle. Per esempio anche i decori che utilizzate sono il gallo, uccelli e tronchi, uccellino e rete, rosa spina, sono tutti tipici di Rapino. Tutti i decori tipici della ceramica praticamente di Rapino. Proprio. Quindi mantenete anche alta la tradizione proprio abruzzese. Noi diciamo che... principalmente quella della nostra Firenze. Produzione. Poi ci sono delle varianti, naturalmente, perché adesso ogni cliente anche, vista la nostra disponibilità ad accontentarle, magari dice posso avere questo decoro, magari al posto di questa tinta con un'altra tinta, capito? Oppure quindi andate anche incontro alle richieste. Andiamo anche incontro, poi le personalizziamo anche praticamente ognuno. Quindi. Allora, io vorrei tra l'altro cogliere l'occasione attraverso questi momenti che me ne offrono l'opportunità di invitare anche chi segue, ormai ci abbiamo tanti affezionati qui a Rete 8 Mattinè, cui voglio veramente molto bene, cominciare a volersi bene, ecco, attraverso anche la cura di queste cose, quindi rinnovate le vostre tavole, prestate attenzione a queste cose, perché circondarsi di bellezza, e queste ceramiche abbiamo visto ne portano veramente tanta nelle nostre case, fa bene. Penso pure io. Va bene, amato, io non so più come lo devo dire. Siedi in questa... Non riserviamo queste cose qua agli ospiti, ma facciamolo per noi. Infatti qualcuno che acquista qualche servizio di piatti noi ci tiene a pubblicare sui social, certo. Su Facebook, ecco la mia tavola imbandita. Tu sei social, amato? No, mica tanto. È difficile stare dietro a queste cose. Una parola. Però servono tanto perché si riesce a mostrare. Indubbiamente serve, però non mi ci ritrovo. Senti, ce l'hai una scommessa riguardo proprio la vostra produzione? C'è qualcosa che ti piacerebbe proporre, sulla quale state lavorando, amato? Guarda, quello che vorrei è che si potessero avvicinare dei ragazzi. Perché io vedo quando ci vengono delle scuole a trovare, vedo che questi ragazzi non vorrebbero più uscire dal laboratorio. Si trattengono, ma già ce ne dobbiamo andare, è finita la visita, capito? Quindi vedo che quindi i ragazzi rispondono, cioè sono rapiti da queste cose. Senz'altro, sono bisognerebbe affascinati. Non lasciar perdere quelle occasioni. Sono affascinati quando vengono in laboratorio. Quindi. Bah, speriamo, dai amato, io voglio essere positiva anche perché voglio dire avete una tradizione stupenda e sono sicura che non la lasceranno sfiorire così. Speriamo. 150 anni di storia ragazzi, difendiamoli. La parola. E voi che siete a casa e ci state seguendo, andate a cercare, se non già conoscete, le ceramiche Buon Tempo, perché insomma fatele entrare nelle vostre case, perché secondo me, a parte la bellezza che possono portare, vi porteranno anche tanta tradizione abruzzese di cui noi dobbiamo essere fieri e orgogliosi. Amato, io ti ringrazio, sono felice di averti conosciuto. Grazie a voi, è piacere mio. Torna presto con le tue ceramiche, le voglio vedere e toccare. Guarda. Torno anche con i pennelli. Guarda, voglio vederti all'opera, promessa fatta. Intanto, grazie. Grazie a lei. Grazie a te.
Ecco, bravo, così mi piace. Stai lì perché adesso andiamo un po' in pubblicità e poi continuiamo a parlare d'arte. Oggi mi sto veramente riempiendo di bellezza. Parliamo di un concorso che si chiama DocuD, ma non solo. Andiamo a conoscere più da vicino l'associazione ACMA e lo facciamo, come hai detto, dopo la pubblicità. State lì. E oggi giochiamo facile parlando di cinema, lo sapete, il mercoledì ci piace farlo non solo con Davide Desiderio, però perché oggi andiamo a conoscere più da vicino un'associazione che risponde al nome di ACMA, che è proprio Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese. A parlarci di questa realtà e di un concorso in programma nell'associazione ci sono Salvatore Santoro, che è vicepresidente. Ciao Paola, buongiorno. Buongiorno a te. Poi Muni Citron, che è socio del direttivo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Grazie a voi per essere qui. Allora, io sono molto curiosa di conoscere più da vicino questa associazione, dunque partirei proprio da lì e parto da te, Muni, che ti chiedo di raccontarci che cos'è l'ACMA e di cosa si occupa poi nello specifico. Beh, è un'associazione che ha una sua storia, perché quest'anno siamo al 22° anno, non dalla fondazione, o quantomeno non solo dalla fondazione, ma dalle attività. Noi ci occupiamo di cultura cinematografica e quindi ci occupiamo di rassegne, di proporre concorsi cinematografici come questo in svolgimento a Pescara, che è DocuD. Abbiamo come associazione per parecchi anni programmato e realizzato anche il Festival Internazionale del Documentario, che abbiamo svolto l'ultimo anno presso l'Aurum con ospiti internazionali. Ed è un'associazione quindi che collabora anche con altre associazioni, proponendo o rispondendo a richieste di proporreci per Cineforum, per approfondire alcune tematiche con associazioni che si occupano di altri settori. Noi integriamo con queste attività. Dicevo, siamo ormai al 22° anno e ogni anno proponiamo varie cose. Quest'anno abbiamo anche spaziato, tra virgolette, legandoci al discorso documentario cinematografico, proponendo anche degli incontri con autori di libri da cui poi sono stati tratti dei film. Quindi agite ad ampio raggio, diciamo. Sì, a noi interessa una diffusione della cultura in generale. Quindi tutti i nostri incontri sono di natura gratuita, cerchiamo sempre di pubblicizzarli, ma siamo ovviamente anche qui. Ma cosa vi muove, nel senso, quando è nata questa associazione, qual era la scommessa? La scommessa era innanzitutto che ognuno di noi aveva una passione infinita per il cinema, quindi dalle sale in cui si fumava e gli spettatori del secondo piano ti buttavano le cicche, per dirne una, perché è stato così. E quindi abbiamo trovato un gruppo di persone che sono proprio amanti del cinema. E per cui è stato facile. Tu sei tra i fondatori? Sì, abbiamo dato vita a un gruppo che molti sono ancora rimasti, altri per storie di vita si sono trasferiti in altre città oppure hanno fatto altri percorsi, però è rimasto lo spirito, diciamo. Certo, e avete un vicepresidente giovanissimo. Sì, sembro giovanissimo, però io 35 anni ce li ho. Scusami, adesso mi alzo e me ne vado, 35 anni non sei giovanissimo. Sei giovanissimo, 35 anni, Salvatore, non scherziamo, per favore. Senti, e tu, Salvatore, come sei caduto in questa meravigliosa rete del cinema? Passione anche la tua. Sì, allora, io ho fatto una scuola di cinema qui a Pescara, poi tramite amici che stavano nel direttivo, che ora non ci sono più, sono entrato anch'io nell'ACMA, ormai sono circa 10 anni. Ho iniziato proprio col festival del 2013, quindi a collaborare, e nel tempo poi sono rimasto e ho contribuito e collaborato a creare anche nuovi eventi, a riproporre eventi come appunto il DocuD, che era già stato fatto in precedenza, e poi in mancanza del festival siamo, per non stare fermi, abbiamo proposto DocuD. Per essere diventato vicepresidente vuol dire che ti sei dato molto da fare in questi anni. Così sembra. Hanno visto in te evidentemente una persona anche molto concreta, insomma, che di questa passione sa farne buon uso. Sì, probabilmente sì. Ci vuole tanto equilibrio per stare ai vertici. Sì. E quando si ha a che fare con le passioni, no? Mantenere l'equilibrio, Muni, dico, beh, non è facile. Siamo appassionati, ma non siamo sfegatati. Cioè, riusciamo anche nelle discussioni a mantenere un certo equilibrio. Dopo 22 anni lo dici, voglio vedere 22 anni fa, quando è nata la realtà, come eravate. Persone pacate. Sì, pacate. Senti, me la togliete una curiosità, visto che noi veniamo dallo spazio di prima, chi ci sta seguendo dall'inizio della puntata lo saprà, in cui abbiamo commentato con Davide Desiderio, purtroppo, il calo
calo degli incassi notevole dei cinema. Si è parlato di circa il 62% in meno di incasso quest'anno, una cosa veramente da, cioè, mai visto storicamente. Io vorrei un vostro commento, non dico a caldo se avete appreso adesso questa notizia, no, la sapevate già, per cui a freddo, da entrambi, una parola su questo. Non si va più al cinema, Salvatore? Secondo me un po' ha condizionato anche la pandemia, il fatto che i posti sono stati limitati. Secondo me, voglio essere fiducioso, adesso un po' si riprenderà. Magari togliendo il distanziamento nelle sale, so che dovrebbe togliere anche il Green Pass per entrare, quindi voglio essere fiducioso che comunque ci possa essere una ripresa anche delle sale. Manterranno però le mascherine nei cinema? Da 1° maggio non serve più il Green Pass, salvo ripensamenti dell'ultima, legate alla situazione. Io ritengo che ci sia anche un discorso rispetto all'offerta, c'è un'offerta smisurata per quanto riguarda la fruizione domestica o a casa. Le piattaforme. Quindi, c'è stato un calo anche di Netflix, abbiamo commentato anche quello, cioè sembra proprio che ci sia un momento di discesa. Però c'è, proprio perché noi siamo appassionati, l'atmosfera della sala cinematografica, non della multisala, almeno per quanto mi riguarda, il fatto di non avere distrazione, il fatto di essere lì è una fruizione completamente diversa da quella domestica, dove tra lo squillo del telefono, il bambino che non è cresciuto e che o il cane o il gatto, le distrazioni sono tante. Certo, le piattaforme ti consentono anche di riavvolgere il nastro, ma io mettere pause e andare in bagno. Io sono per quei posti dove ancora una volta, molti anni fa, si diceva: scusi signore, può togliersi il cappello che non vedo bene. Quindi, quei tempi, che fascino, quei che tempi. Bello, anche io sono molto legata a quel tipo di fruizione cinematografica. Però insomma speriamo che tutto porti a risollevare. Certamente la vostra attività in questo aiuta, perché voi date spazio alla passione per il cinema, e questo aiuta certamente chi quantomeno ama questo mondo. E allora veniamo a Docudine, stiamo vedendo già un'immagine tratta dal vostro sito, si tratta di un concorso di cinema documentario. In che consiste, Salvatore? Allora, questo è un concorso dove noi proiettiamo appunto film di genere documentario, che non è come magari molti possono pensare, documentario magari sugli animali o sulla natura, ma il classico cinema del reale, ovvero viene riportato sullo schermo storie di vita reale, storie di vita vera. Quindi ovviamente con un lato di finzione, di ricostruzione, però ovviamente sono racconti realisti, sì, quindi di cosa fanno le persone, come magari si sono evoluti i percorsi di determinate persone. E quindi è un genere un po' di nicchia, diciamo, però comunque noi abbiamo comunque il nostro buon seguito, che quindi cerchiamo di averne sempre di più, appunto sponsorizzandolo con le nostre proiezioni. Immagino. E tra l'altro leggevo che l'edizione di quest'anno viene svolta in forma ridotta e autofinanziata dall'associazione, perché non ci sono stati contributi da parte del Comune di Pescara e da altri enti. Cosa avete dovuto sacrificare quest'anno, Salvatore? Il numero di proiezioni, perché sicuramente altri anni avevamo proiezioni fuori concorso, avevamo una sezione dedicata al documentario d'arte, quindi c'era il professore Antonio Molino che si occupava appunto di selezionare questi documentari e di proporli. E quindi sicuramente il numero di film proposti, ne avevamo in media una 12-13, quest'anno siamo ridotti a 7 documentari, di cui 2 in una sola data. Quindi sicuramente l'offerta è sicuramente ridotta, perché appunto i costi non permettono di espanderci di più. E Moni, come vi sostenete in generale? Se non ci sono noi abbiamo applicato la pratica della formichina, cioè abbiamo sempre tenuto da parte un qualcosa per trovarci, come poi quest'anno. Però quest'anno la riduzione è stata anche rispetto alle ospitalità, nel senso, noi di solito abbiamo sempre presente il regista o l'autore o uno degli interpreti o più di loro, con cui poi il pubblico si interfaccia, pone quesiti, domande, non soltanto sulla tematica, ma anche sulle tecniche, su come si è sviluppato il racconto, perché il cinema del reale è proprio questo. Noi per esempio abbiamo fatto già la prima proiezione, dove è stato presentato un lavoro spiegando 13 corrispondenti di guerra, fotografi, la loro attività. La proiezione che abbiamo domani si occupa di raccontare
come si è approcciato il discorso dell'integrazione attraverso lo studio della lingua italiana per delle donne immigrate. Ah. Quindi abbiamo sempre delle tematiche, quindi noi siamo riusciti a ci sosteniamo con, veramente possiamo dirlo senza volersi vantare, siamo quasi dei mecenati, perché parte delle spese le mettiamo proprio autofinanziate nel senso mettiamo mano al portafoglio, perché purtroppo gli enti quest'anno non abbiamo avuto proprio risposte, non è che abbiamo avuto un diniego. Ma quanti associati avete? Non ne abbiamo tantissimi, va ovviamente, l'anno scorso non abbiamo potuto fare nulla perché e quindi l'anno scorso avevamo 8 soci, quest'anno ne abbiamo una sessantina e stiamo alle prime proiezioni perché si raggiungono nel momento in cui c'è l'incontro. Certo. Però appunto la particolarità di questo concorso di cinema documentario che DocuD è proprio questo, tematiche, presenza di chi ha realizzato il lavoro e confronto con chi è presente, perché può sembrare una rassegna come un'altra, un concorso come un'altra, non è che prendiamo dei titoli e li andiamo poi a scaricare da qualche piattaforma o noleggiamo il DVD, diciamo. Noi seguiamo tutto l'anno lo sviluppo del cinema documentario andando a individuare anno per anno, noi quest'anno presentiamo i lavori dell'anno scorso, non è che presentiamo una retrospettiva di 30 anni fa, quindi tutto l'anno c'è questo lavoro, poi si identificano le problematiche o gli argomenti affrontati cercando di non doppionarli. Certo. E quindi quest'anno abbiamo per esempio come tematiche, come abbiamo nel programma illustrato, proprio tutte tematiche attuali e che favoriscono la discussione e quindi anche lo sviluppo della cultura. Sono tutti registi emergenti, sono tutte realtà nuove? Noi quest'anno il programma lo abbiamo chiamato, non scrivendolo, Panorama Italiano. Altre volte invece abbiamo anche inserito, quando avevamo l'apice con più numero di proiezioni, abbiamo inserito anche prime uscite, come per esempio un anno abbiamo presentato un lavoro su uno spazio culturale che c'era a Pescara, che poi è sparito, dove il regista non era assolutamente uno del mondo del cinema, ma è un compositore che però si è cimentato in questa opera e quindi al di là proprio delle opere prime, addirittura persone che hanno realizzato un qualcosa pur non... proprio la loro prima e forse unica opera, diciamo, poi non sappiamo come si svilupperà. Ma è un concorso effettivo, pubblico. Cioè si vince, si vota, si vince? C'è un voto del pubblico, il pubblico in sala a fine proiezione esprimerà un voto da 1 a 10 e a fine rassegna si elegge un vincitore e in più c'è un secondo premio scelto internamente all'ACMA che è il premio per il miglior documentario sociale, ovvero un documentario che ha svolto meglio la tematica sociale che ha deciso di rappresentare. E questo è molto interessante perché dà anche un aspetto a questa associazione proprio di importanza sociale. Basta girare per qualunque delle nostre città o dei nostri bellissimi paesi per renderci conto che problemi come il lavoro, la casa, l'integrazione con questi flussi di persone che per vario motivo vengono, sono argomenti che vanno affrontati e discussi, se non si ha conoscenza non si riesce mai a fare integrazione. Certo, però questo è molto bello perché poi immagino che dia a voi anche un po' il polso della situazione di come vengono narrate le problematiche sociali, che io credo sia un tema a livello di documentario molto difficile non cadere nel... nella politica del dolore, no? Perché molto spesso si tende a ritrarre solo quello. E voi che cosa avete capito attraverso questi documentari di tematica sociale che avete incrociato in questi anni? Cioè, come è difficile documentare davvero le problematiche sociali? Sì, sicuramente non è facile perché nella ricerca che facciamo ci sono molti documentari che trattano tematiche in maniera anche banale, quindi andare a trovare quello giusto che tratta nel modo più profondo, nell'animo del problema, la tematica non è mai facile. È proprio questo il lavoro che dicevamo, che facciamo durante tutto l'anno, quindi andare a cercare il lavoro che appunto non sia mai banale, non sia retorico, ma che appunto cerchi di analizzare meglio appunto il tema. Che abbia una lettura anche diversa e originale. Un occhio distaccato che narri la situazione qual è, poi senza, chiaramente un minimo di approccio empatico va fatto sull'argomento,
ma non rispetto alla persona o alle persone che teniamo a, a documentare. Quindi voi comunque non prendete in considerazione solo documentaristi abruzzesi, siete a largo raggio, italiani anche oltre. Quest'anno possiamo svelare il segreto che abbiamo dovuto privilegiare da, garantendo l'ospitalità a chi viene, quelli locali, virgolette, nel senso Abruzzo, Marche, eccetera, proprio per un discorso di spese. Facilitare anche, certo. È capitato così, diciamo. Certo, ma voglio dire, non c'è assolutamente niente. Tanto i lavori sono sempre... Ma un po' tutti si sono mossi così, eh. Cioè, ricordo anche l'anno scorso Pescara Jazz, per esempio, ha dato molto spazio e visibilità agli ospiti italiani, per esempio, purtroppo non potendo ospitare quelli che venivano dall'estero per ovvie ragioni, quindi insomma è anche un'occasione, poi divenire un'occasione per promuoverli meglio. Perché no? Ma movimento c'è in Abruzzo in questa direzione, nei documentari? L'Abruzzo è piena di registi. Sì. E, ultimamente, per esempio, solo sul terremoto di... adesso siamo a 10 anni, insomma. Certo. Solo sul terremoto dell'Aquila, in ambito di registi regionali, diciamo 5-6 che hanno prodotto lavori, tutti interessanti. C'è molto movimento. Il problema è che innanzitutto si sbaglia pensando che il documentario sia il discorso della transumanza dei pastori abruzzesi. Io con la telecamera vado a seguire. Diciamo, il cinema del reale, diciamo, sono film brevi, possiamo dire, che hanno la particolarità di essere realizzati a basso costo, ma con la passione di chi si è scritto lo storyboard, si è fatta la sceneggiatura e spesso è dietro la telecamera e spesso se lo monta o lo monta con un collaboratore. Quindi è un prodotto proprio, diciamo, molto personale, questo va riconosciuto. Che bello. Arrivano anche cose improponibili? Sì. Non solo, ma quando arrivano le proponiamo. Avete proprio il reparto improponibile. 2 anni fa abbiamo proiettato un documentario su Gigione. Dai, e io invece ritenevo interessante perché comunque faceva vedere l'aspetto umano della persona. Sociologico del pubblico e l'aspetto antropologico. Sai che ci stiamo facendo tanti nemici adesso? No. Sai quanto è amato Gigione? Ma anche io, da un punto di vista della storia sua e della sua famiglia che viene spiegata nel documentario... Oh, ma lo sai che lo vedrei io? Tanto di cappello. Io sono d'accordo con lui, secondo me è interessante. È molto interessante. Quindi poteva sembrare improponibile, così ci salviamo. Ecco, ti stai riprendendo. Vabbè. Ma da un punto di vista di storia, lui lavora con il figlio, cioè, e la figlia, per chi ha avuto occasione di vedere il documentario, ma segue il personaggio. Ma dove lo si può vedere questo? L'abbiamo noi, abbiamo l'archivio. Mi avete solleticato, avete un archivio? Abbiamo un archivio, ma sì. Un archivio che si può spulciare enorme. Fisicamente o anche online? Purtroppo siamo... Fisici. Sono lì, sono i dischi. Siete fisici. Sì. E quindi questo docudì è tutti i giovedì. Ecco, bravo, sei tornato. Vedi come mi ritorna subito. Diamo l'appuntamento. Per tutto il mese di aprile e di maggio. E dove? Poi dove? All'auditorium Cerulli. Ah, come no. Di Pescara, che ha un'acustica pazzesca, per cui si riesce a sentire perfettamente. L'ingresso è a pagamento gratuito? No, noi con tutte le nostre iniziative devono essere... pagare anche un euro, almeno vi rientra qualcosa, no? Non lo risolviamo con l'euro, ma soprattutto diamo un piccolo ostacolo in questo modo a chi non... Siamo certo, non è... Anche un euro per qualcuno, certo, per molti è no. Vero, è vero. Quindi bravo. Noi siamo Fai partiti, bene a riportarmi tutte le iniziative sono giusta. Sempre state gratuite. E continuerà così. Sì. State già lavorando all'anno prossimo, già mentre si fa? Stiamo già adocchiando i documentari che stanno uscendo quest'anno per poi proporli l'anno prossimo. Noi non ci fermiamo mai da questo punto di vista. No, ma è bella questa cosa che li seguite durante la realizzazione, la produzione. Bella questa cosa. Sì, purtroppo magari non tutti poi rispondono, perché c'era qualche documentario che avevamo adocchiato, che poi si è preso contatti iniziati, poi... Sì. Anche perché alcuni documentari che noi abbiamo anche quest'anno sono usciti nelle sale cinematografiche, quindi non sono tutti di un certo settore. Di nicchia. Che... Esatto, quindi l'ultimo in prima linea, anzi il primo delle proiezioni in prima linea, è uscito nelle sale cinematografiche. Noi l'abbiamo ripescato per la nostra rassegna, però quello che è importante è anche il rapporto che poi... Noi siamo privilegiati, abbiamo con chi lo realizza, perché poi c'è il dopo proiezione, il dopo dibattito col pubblico, cioè forse la parte la più passeggiata bella. Per Pescara, fargli vedere qualcosa,
bicchiere di qualcosa, cioè c'è tutto un momento e noi su quello coinvolgiamo Goliardi, il pubblico. Godereccio. Le volte è un'interpretazione cattiva. Vabbè, certo, certo, hai ragione. E insomma, allora, vogliamo intanto dire anche a chi ci sta seguendo e magari ha un po' il piglio da documentarista e vorrebbe cimentarsi in questo mondo che può provarci, poi contattarvi e mostrare, magari voi siete anche bravi in questo, avendo la buona esperienza, a dare un ritorno, far capire anche a un documentarista se è su una strada buona o no. Vi cimentate anche in questo feedback? Diciamo, questo feedback lo diamo nel momento in cui un documentario viene selezionato o no. Di certo non andiamo a dire, no, guarda, questo qua è improponibile. Però ci sono documentaristi che comunque più volte abbiamo proposto loro nei loro lavori, ad esempio il regista in prima linea, Francesco Del Grosso, che ha realizzato questo documentario con Matteo Balsamo, avevamo già avuto ospite qualche anno fa con un suo documentario durante un festival. Capita spesso anche, magari vediamo documentaristi che emergenti, cerchiamo anche prime opere. Ma cosa si vince sto concorso? Una bella targa, il nostro logo ufficiale di Winner, che poi viene messo sui loro manifesti, come anche la stessa selezione del concorso di DocuD, loro lo inseriscono già nelle locandine, perché essere selezionati, non che... Sì, è il Festival di Cannes, diciamo chiaramente, però è un segno, perché è stata una selezione a monte, quindi chi ascolta e ha un qualche lavoro che pensa sia valido, ci contatta, per trovarci è semplicissimo, come si diceva una volta in internet, noi non ci chiamiamo ACMA perché il dominio era già registrato, si chiama Web ACMA. Web ACMA. Oppure scrive DocuD ed esce. Esatto. Senti, ma DocuD è l'unica attività che vi tiene? Come attualmente dire? Sì. Negli ultimi anni e mezzo è questo. Prima avevamo collaborazioni, per esempio... col Festival della Laicità. Festival della Laicità, che anch'esso ha avuto una bella botta. Però siamo stati partner del PIF, Puglia International Film Festival, di 2 anni fa. Sempre il Covid ci ha tarpato le ali, ammesso che eravamo dei volatili, però dico, il problema. Quindi abbiamo collaborazione anche con associazioni che, per esempio abbiamo l'associazione di psicologi Jonas, che avendo alcune tematiche ci ha chiesto un apporto di proporre un qualcosa, ma anche con alcune scuole abbiamo realizzato sempre questa forma di collaborazione. Hanno una tematica, la possiamo sviluppare. Abbiamo un ecco, vedo molto la vostra realtà a fianco alle scuole, sai, secondo me è un luogo. Sì, il problema dove... è che sono progetti che vanno fatti un anno e mezzo prima, c'è tutto un aspetto. Certo, va bene. Io sono felice di aver conosciuto questa realtà che non conoscevo e adesso terrò d'occhio, per cui anche voi seguite quest'anno, aprile, maggio, ci sono diverse date DocuD, cercate in rete Web ACMA e li troverete tutti i dettagli. Io vado a ringraziare Salvatore Santoro, vicepresidente di ACMA, e ringrazio anche Munizitron, che è socio del direttivo. Ringrazio grazie mille. Ringrazio voi e l'emittente. Adesso andiamo subito a bussare a casa di Federica Peluffo, perché io sono curiosissima di sapere questa sera, fidati di me, quali storie racconterà. A tra poco. Fidati di me, c'è Federica Peluffo, buongiorno, come stai? A quest'ora sbarello. Buongiorno, ti accolgo dal mio terrazzo di casa, capito? Ma che bel panorama. Perché sono orgogliosa delle mie piante, cioè tu devi sapere che io e il pollice verde siamo due cose differenti, però guarda cosa sono riuscita a fare, guarda. Cioè, sembrano felici quelle piante, Federica, hai fatto il miracolo oggi, questo secondo me... Ti giuro, da sola! Sono finte, dillo, sono finte! No, no.
Allora, perché sono a casa? Perché sei a casa? Non ti stai preparando? Non sei la Crossover Academy? Calma, perché questa mattina sono stata con tutto il gruppo di Rete 8 a fare cosa, cara Paola? Tu dici, dobbiamo parlare di Fidati di Me, e hai ragione, e te ne parlerò. Ma siamo stati a fare un check-up per, diciamo così, per organizzare la finale di Dreams in Teatro, dove tu sarai con noi. Ma stai scherzando, la finale in teatro, ma la che finale meraviglia. In teatro, ti dirò subito, guarda, te lo dico, basta, te lo voglio dire. Sì, sì, dicelo. Allora, lo faremo al Teatro di Città Sant'Angelo, andrà in onda la seconda domenica di giugno e quindi tu sarai tra di noi, con noi, perché l'invito parte adesso diretto e ti arriva quello scritto. Non vedo l'ora. Ci sono, non vedo, chi se lo perde la finale, ma scherziamo. Ecco, non puoi non esserci, quindi. Insomma. E quindi sono appena rientrata. Ma sarà aperto a tutti, Federica? Anche il nostro pubblico potrà venire? Ci sono ancora dei posti disponibili, però noi diamo la priorità anche alle famiglie dei ragazzi che non hanno mai potuto vedere i ragazzi dal vivo, perché in studio, tu sai, insomma, siamo limitati, e quindi sarà la prima occasione per avere i familiari in teatro. Certo. E quindi, a parte dare 5 biglietti al ragazzo, sono 21, gli altri che rimangono stiamo, insomma, cercando di darli agli affezionati che ci scrivono di continuo. Vabbè, lo vedranno in TV. Per forza, Rete 8, canale 10, tutti puntuali, ore 21:30, e quindi ci saremo. Mamma mia, sei arrivata alla fine di questa avventura, non ci posso pensare. Signora mia, rimettiti così, facciamo il duetto. Guardami come sono felice. Che bello. Però questa sera invece torniamo a Fidati di Me, sarà una puntata molto, molto bella e frizzante come sempre, ci sbellicheremo da ridere perché Antonio già so che ha preparato delle canzoncine, lasciamo perdere. E farò l'intervista che in realtà, Paola, ho già fatto, perché è capitata qui in zona l'amica Gio Squillo, Giovanna, e quindi l'ho intervistata già, e questa sera lo manderemo in onda per, naturalmente, Fidati di Me. E poi, Paola, è importantissimo, questa sarà una puntata, naturalmente ci sarà il nostro Giampaolo Coppola, ci sarà il Giro Tondo Work, dove riporteremo anche il video realizzato con la consegna del grande uovo di Pasqua che avevamo noi in studio, l'abbiamo consegnato ai ragazzi di Rura Bilagna insieme ai ragazzi di Dreams e l'abbiamo documentato. Che bello! Ma sul live book presenteremo un'autrice insieme ad Alessio Masciulli, un'autrice che poi ci introdurrà anche al tema, a dirlo con il cuore, che è il tema del bullismo, quindi insomma un po' per tutti i gusti, tu sai che la mia trasmissione varia dalla risata massima, naturalmente, al messaggio sociale che ce n'è per tutti, ce n'è per tutti, certo, per cui dallo tu l'appuntamento, Federica. Mi raccomando, cari amici di Matinè, puntualissimi questa sera alle ore 21, Rete 8, immancabile l'appuntamento di Fidati di Me, fidatevi di me, che volete fare questo. Questo passa il convento. Ma ormai io sto guardando qua, devo guardare qua, vabbè, faccio tipo Antonio. Ma sai che i telefoni non funzionano come le telecamere, noi ormai siamo male abituate, cara Federica. Non ci vedo, la verità è che non vedevo, capisci? Ti posso dire che è meglio non vedere nella vita certe volte, via dai. Brava. Scherzo Federica. Beh, allora, l'appuntamento dato, questa sera tanti ingredienti, così come si sarà anche l'appuntamento con Dreams domenica, ma di questo parleremo venerdì, perché insomma la nostra sinergia è sempre aperta. Che altro aggiungere? Io direi che serve... Preparati, perché tu sai che domenica il giudice sarai tu. Guarda, sto sudando, aspetta, io non ho il fazzoletto, mi asciugo con le mani, sto sudando, che responsabilità che mi hai dato. Potrei sapere che molti ragazzi sono molto contenti di questo. Perché non sanno a cosa vanno in coma. No, scherzo. Lo sanno. Perché si fidano di zia Paola. Fidati di zia Paola, cambiamo la canzone. Grazie Federica, grazie davvero, in bocca al lupo per questa sera.
Anche a te, ciao. Ciao, un abbraccio, un abbraccio. Allora vado di volata verso le anticipazioni del TG e riaccolgo qui la nostra Anna Di Giorgio. Passiamo da una bellezza all'altra. Rete 8, grazie, ne è piena, grazie. Ne è piena. Grazie, grazie mille. Si vede che sono arrivata allora, come allora dire, X, critica. Io comincio ad avere anche un po' fame, non so tu, questa è l'ora in cui si avverte la presenza dello stomaco. Dici, un pochino, ci sono anch'io. Un pochinello, però sono più curiosa di conoscere le notizie. Allora, apriremo con lo scontro durissimo che si è consumato ieri in audizione in Parlamento tra Strada dei Parchi, che è concessionaria delle autostrade A24 e A25, e il governo, appunto, che avrebbe l'intenzione di revocare appunto la concessione a Strada dei Parchi, che a sua volta ha lanciato delle accuse durissime. Sappiamo un po' la vicenda dell'autostrada 24, 25, non soltanto per le concessioni ma anche un po' per alcune situazioni che si erano venute a creare. Ci sarebbero dei lavori da fare per rimettere un po' in sicurezza tutto questo asse viario così importante, che di fatto è la direttrice che conduce, che collega l'Adriatico al Tirreno, portando direttamente a Roma. E poi c'è naturalmente anche la vicenda di cui ci siamo spesso occupati, del caro pedaggi. Dal 1 luglio dovrebbero scattare anche questi aumenti, quindi insomma il dibattito, immaginerai Paolo, è stato molto acceso, e quindi vedremo un po' che cosa è avvenuto ieri. Ma poi parleremo anche dell'aggressione che invece è stata consumata ai danni di un'infermiera che era in servizio nel reparto dialisi Covid all'ospedale di Giulianova. Ci sono state anche in questo caso situazioni, delle accuse che sono state lanciate anche dai sindacati. La ASL di Teramo intanto ha chiesto un tavolo tecnico alla prefettura. E parleremo. Che è successo a questa infermiera? È una donna, appunto un'infermiera, un'operatrice sanitaria che è stata aggredita in servizio. Vedremo bene i particolari, ce li racconterà poi ovviamente Federico Di Luigi nel servizio che ha curato per noi, per il nostro telegiornale, però ovviamente poi la questione ha riportato un po', ha riacceso i fari, l'attenzione proprio sulla vicenda anche della sicurezza all'interno degli ospedali. Certo. Beh, seguiremo il TG per i dettagli. Seguiremo anche quest'altra vicenda. Invece a Pescara c'è il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che è ritornato a denunciare la questione di degrado, di abusivismo che riguarda gli alloggi popolari di via Rigopiano, chiedendo lo sfratto immediato degli abusivi per lasciare spazio e posto ovviamente ai tanti cittadini onesti che sono in lista d'attesa ormai da anni. Certo. Vi racconteremo anche la vicenda che si fa sempre più intricata dei prati di Tivo. Dopo la situazione legata proprio alla vendita degli impianti di risalita nel Teramano, dopo che l'attuale gestore non si è presentato per formalizzare questo esito del bando di gara, quindi che è rimasto fermo da oltre un anno, vedremo di chiarire anche quale sarà il futuro degli impianti di risalita di Prati di Tivo. E poi altra questione, quella dei premi internazionali Flaiano. Oggi c'è stata la presentazione di un cineforum che i premi internazionali Flaiano hanno organizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati, che si aprono un po' alla città, agli studenti. Tutto questo avverrà all'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare. E intanto c'è sempre la vicenda legata alla 50ª edizione dei premi internazionali Flaiano, con la presidente Tiboni che ha detto: dove li faremo? Vedremo. Quindi c'è sempre un po' questo punto interrogativo. Questo, poi non commento, tante altre notizie. Non commento, insomma, ascolterò il TG. Certo, seguite, lo ascolteremo alle 14 per sapere di più di tutto ciò che ci ha anticipato Anna Di Giorgio, che io ringrazio. Grazie a te, Paolo. E ringraziando te ringrazio tutta la redazione, naturalmente anche Carmine Perantuono che ne è a capo, ringrazio Luca Pompei, ringrazio il nostro Lino Lallone in regia, Galvano Coppa, ringrazio Cristina Donatelli, oggi più che mai grazie a Valeria Di Berardino che salutiamo da casa, ci sta seguendo, muoviti a tornare Valeria e muoviti a guarire soprattutto. Grazie davvero anche ad Andrea Di Fabio, grazie a tutti voi per averci seguito con il consueto affetto. Rete 8 Matinée torna domani alle 11 sempre su Rete 8. Passate un buon pomeriggio. Ciao.